Buon sabato sera, ben ritrovati, 20:47, non c'è partita ma c'era tutto gol perché ovviamente la vigilia di questo Fiorentina-Milan di domani è importantissimo, così come sarà importantissimo Roma-Napoli domani sera, Juventus-Benevento domani pomeriggio, l'incontro dell'Atalanta, perché domani è un momento di snodo importante per quello che riguarda lo scudetto. I risultati tra ieri e oggi hanno detto che per Genoa, che per Parma e Crotone ormai non ce n'è più, perché comunque sia il Parma perdendo in casa con il Genoa che il Crotone perdendo in casa con il Bologna sono, e lo vedete, questo è il riepilogo dei risultati: il Genoa vince a Parma 2-1, il Bologna vince a Crotone 3-2 dopo essere stato sotto per 2-0, lo Spezia batte il Cagliari 2-1 con un gol annullato al Cagliari dal VAR a 30 secondi dalla fine del quarto minuto di recupero. Poi Inter-Sassuolo si doveva giocare stasera ma è stata rinviata. Verona-Atalanta a mezzogiorno e mezzo di domani, poi alle 3 Juventus-Benevento, Sampdoria-Torino, Udinese-Lazio, alle 6 Fiorentina-Milan e domani sera happy end con Roma-Napoli. Come vedete, tanti incontri per quello che riguarda il vertice della classifica, ma soprattutto Fiorentina-Milan, perché lo Spezia è arrivato a 29 a pari punti con la Fiorentina, il Benevento è a 26 e ovviamente resterà lì perdendo con la Juve domani. Il Torino ha una partita da recuperare, è a 23, il Cagliari è salito e rimane a 22. Quindi Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15 sono le squadre in questo momento maggiormente indiziate di discesa. Sentiremo però, e cercheremo anche di analizzare con dovizia di particolari, la conferenza stampa di oggi di Cesare Prandelli per presentare appunto questo Fiorentina-Milan. Con chi? Con uno studio che è una meraviglia ospitare e andare a presentare. Vittorio Betti e Gabriele Caldieron. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Buonasera. Ma soprattutto le altre colonne portanti di Toscana TV, Stefano Chini e Massimiliano Martini. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera a tutti. Gabriele Taverni, già pronto in postazione. Ciao Gabri. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Come sempre potete intervenire e contattarci al 342-1971-871 WhatsApp, SMS oppure alla mail a tuttogol@toscanatv.com. E come sempre Gabriele Taverni, autore del servizio di chiusura della trasmissione, che vi porterà con dovizia di particolari su tutto quello che potrà capitare domani. Prima domanda da giro. Per la Fiorentina, meglio o peggio aver trovato il Milan eliminato dalla UEFA? Rispondo io? Certo. Ma per me meglio, perché il Milan di adesso non è il Milan di due mesi fa. No, ma essere stato eliminato giovedì sulla partita di domani sera ha influenza positiva o negativa? Ha un'influenza positiva, al contrario di quelli che, per me, certo, è la tua opinione, come la vedo, al contrario di quelli che dicono, ah, come lo stesso Cesare Prandelli oggi, bravo, ha detto che troveremo un Milan arrabbiato. Non ci credo. Non ci credo perché in una ottica del calcio moderno non c'è rabbia e non c'è voglia di rivalsa. Queste squadre imbottite di stranieri parlano 15 lingue, ma al di là di questo io dico che il Milan è in traiettoria calante. Quindi la sconfitta col Manchester, che poteva essere prevista, è soltanto la punta dell'iceberg di una situazione difficile. Il Milan arriva con 8 assenze a questa partita, anche se quando si legge 8 assenti poi si leggono i nomi e non mi pare che ci siano i super titolari di questo Milan. Però Rebic sì, Romagnoli sì. Calabria ogni tanto. Comunque, secondo me, la Fiorentina può approfittare. Ecco, questo, io la vedo così. Quindi per te l'eliminazione dall'UEFA di giovedì non sposta... È un falso problema che creiamo noi a dire il desiderio di rivalsa, non la c'è scossa emotiva. Sono tutte frasi fatte. Secondo me il Milan è molto preoccupato di venire a giocare questa partita qua. Stefano, Massimiliano, Gabriele. Sì, sono d'accordo con Vittorio, secondo me è ininfluente il fatto della qualificazione o meno, anche perché credo che il Milan metta su due piani distinti il percorso europeo con quello del campionato, dove c'è particolare attenzione verso chi è quinto, per evitare, in un momento in cui il Milan è in difficoltà, lo hanno ammesso anche gli stessi rossoneri e i commentatori più attenti sul Milan, è una fase un po' delicata. È una squadra che ha tanti assenti, alcuni non particolarmente importanti, ma ci sono anche dei presenti che non stanno bene. Quindi sì, vabbè, la qualificazione avrebbe dato un po' di entusiasmo, ma forse poi avrebbe tolto qualcosina sotto il profilo
del mordente, sono d'accordo con Vittorio, insomma, Milan arrabbiato, lo ha sottolineato Prandelli, che però poi che cosa ha detto? Ma siamo arrabbiati anche noi, sì. Quindi frase fatta su frase fatta, non credo. L'intervista che poteva rilasciare 6 mesi fa. Sì, sono appunto, non credo. Credo, più che arrabbiato, credo un Milan preoccupato, questo sì. Fermo restando che comunque è una squadra che qualche colpo in testa l'ha battuto, la sconfitta contro il Napoli, alla quale però io do ancora un voto molto alto per il rendimento che ha fatto rispetto a quelle che erano le valutazioni di precampionati. Max. Ma al di là del risultato, io penso che il Milan abbia evidenziato, soprattutto nel finale di gara di Europa League, un calo notevole di condizione, per cui questo è senza dubbio un segnale positivo per la Fiorentina, cioè non troverà un Milan carico e dal punto di vista atletico, secondo me. E questo poi ovviamente è un fattore che viene appesantito anche dalle tante assenze che avrebbero potuto dare magari a Pioli la possibilità di alternare un po' quelli che avevano giocato l'altro giorno e non lo potrà fare. Quindi questo sicuramente per me è un vantaggio per la Fiorentina contro il Milan. Al di là del risultato, sì, hanno detto giustamente sia Vittorio che Stefano, poteva incidere in un verso e nell'altro, ma poi sarebbe stato tutto da dimostrare in campo. Ecco. Gabriele, si respira tanto ottimismo per domani? Ti accodi? Direi di sì. Direi di sì perché... è una notizia! No, è una notizia. Direi di sì per più motivi. Il primo chiaramente che arriva dagli altri campi, perché le squadre insomma che per ora stabiliscono l'asticella della zona retrocessione hanno non tutte... Non ti devi preoccupare di quelle che sono... Dormo sereno. Non ti devi preoccupare della quota salvezza, la Fiorentina non ha problemi, non so più come dirlo. Però di fatto noi dobbiamo fatto comunque un po' guardare, preoccupati no? Siamo però. Dobbiamo guardare sempre dietro, anche perché davanti non c'è obiettivo, quindi almeno guardiamo. Tutto è brutto, lo so, ma è la verità. È la verità, è la verità. Di fatto 11 partite. Ha detto Martinez quarta, 11 finali. Sì, vabbè, sono le frasi fatte, no? Sì, ma certo. L'ha detto anche Pioli, fra l'altro. Oggi. C'è da capire finali di cosa? Per quale 11 partite da vincere. Esatto. Perché se è una finale del trofeo Gamper o del trofeo Berlusconi è una cosa. Vabbè, ma è normale che si dia così. Però, poi... di fatto, la partita di domani è una grande occasione per la Fiorentina per poter trovare un Milan che, contrariamente a quel che si possa dire, l'eliminazione dall'Europa League se l'è meritata. La partita è... l'ho vista, una squadra che ha creato poco e che poteva subire il gol, alla fine è stato decisivo quello di Paul Pogba, ma lo poteva subire assai prima. Che ci ha messo del suo Stefano Pioli, perché senz'altro. Non si può giocare una partita, e ti ridò subito la parola, senza attaccanti di ruolo, scusatemi ma fino a prova contraria giocava contro il Manchester United. Eh sì. Però poi un attaccante lo deve mettere. Oddio, però ecco, non c'aveva tante alternative. Ibrahimovic è fortunato, chi deve mettere? No, personalmente forse lanciare Oge dal primo minuto in una posizione d'attaccante sì, poteva quello, essere sì, un'idea. Quello sì. E invece quello sì. Gli è mancato un po' di coraggio pare a Pioli lo, a tutto il mondo. Pare che voglia farlo domenica contro la Fiorentina, domani contro la Fiorentina. Non mi stupirei, non troppo mi stupirei. Tardi, doveva farlo 3 giorni fa, secondo però, me. Perché la storia sul centravanti, poi dopo sì, se avremo tempo voglio parlarne in generale, perché mi sembra che il calcio di ora qualcosina stia riportando in auge la presenza del centravanti fisico, questa sensazione però. Concludendo il concetto, anche perché è salita la qualità di certi attaccanti, per un lungo periodo mi sembra che bravo. Non abbiamo non ce n'erano dei grandi Boninsegna. No, diciamo degli anni 2000, ma a prescindere dai gol fatti, tipologia proprio come presenza come fisica, DNA. Sì. Concludendo il discorso, trovare un Milan che è stato eliminato dall'Europa League, che ha tante assenze e che ha problemi di gioco perché ha una parabola discendente, come diceva Vittorio in apertura, permette al contrario alla Fiorentina di cercare in tutti i modi di vincere una partita che poi. Sì, la farebbe chiamar fuori definitivamente dal discorso salvezza e avrebbe poi 10 partite per dedicarsi al futuro, perché adesso futuro piano. Futuro piano. Poi ce l'abbiamo, dopo ce l'ho una piano. Piccola bomba. Ah sì, anche tu? Anch'io ho una bomba di mercato. Siamo tutti bombaroli stasera, meno male. Sono bombarolo anch'io. Come diceva una canzone di De André, vai.
Ma sicuramente, Giorgio, l'eliminazione del Milan giova ovviamente come alla Fiorentina, perché comunque... Cioè arriva un Milan ai minimi termini. Sì, secondo me sì, è logico che comunque ad ogni modo la Fiorentina dovrà stare attenta... Lo dicono loro. Soprattutto secondo me sugli esterni, perché comunque il Milan dispone di probabilmente giocherà Auge a destra e Salemakers a sinistra, o comunque però sono due calciatori Nomoni, veloci, Giorgio. Tra l'altro Nomoni, guarda, ci sono anche le parole di Stefano Pioli su Vlahovic, sì. Perché per certi versi assomigliano anche un po' a quello di Prandelli. Sono forse un qualcosa di più di ex allenatore, perché sulla crescita appunto di Dusan Vlahovic ha detto sempre apprezzato la sua volontà, era difficile tirarlo fuori dal campo, ha un potenziale importante, rimane un ottimo centravanti, è giovane, questa è la parte forse più interessante. Pioli, questo o Prandelli? Pioli, infatti, è giovane ed alcuni paragoni fanno male al ragazzo, queste insomma le parole di Pioli. Tra l'altro anche visto anche il titolone della Gazzetta di oggi, appunto, che accostava non a caso oggi il titolone fatto, posso lanciare ai colleghi una battuta. Una delle consuete dichiarazioni ecumeniche di Stefano Pioli, che esce fuori dal seminato dicendo delle cose strane. Giovane, lo guardiamo su internet, l'anno di nascita, del 2000, ha scoperto l'acqua calda. Il suo assistente, Bruno, com'è? Sarenne? No, il suo procuratore. Il procuratore ha detto che è stato trattato malissimo qui a Firenze, non c'era mai... Dalla vecchia proprietà. Per poter rimanere è stato anche offeso. No, a proposito di chi sta parlando, di Stefano Pioli. Di Stefano Pioli, sì. Volevo a proposito e poi vi voglio fare prima, una Savonarola è stato trattato male dai fiorentini. Prima quindi, sì, quindi lo chiamo Savonarola. Quindi preciso. Certo. Ecumenico. Completando qualche elemento che è semplicemente statistico, ma io i numeri mi piace sempre metterci, citarli, perché poi vedo anche certe partite, sì, quello è tanto che vince. I numeri sono l'essenza. Sono l'essenza, poi la legge dei grandi numeri. E non è tutto merito mio, ma è merito di un telespettatore che l'ha sottolineato, e sono andato a riprendere la classifica dei punti fatti fuori casa. Il Milan è al comando con 34. E credo... però non ho verificato, però, telespettatore, spettatore ci ha segnalato, chiamando in causa te, Vittorio, sì, ce l'ha con te, che ha detto che il Milan fuori casa non ha ancora mai perso nelle varie competizioni, mentre la Lazio è in calo. Però, non te lo dico io, ha scritto lì. Il telespettatore ha scoperto l'acqua calda, lo dico da mesi, quindi è inutile che mi... C'è una cosa scusami se ti interrompo, perché oggi ho letto che nel panorama delle scelte allenatorie della Fiorentina si penserebbe anche a Simone Inzaghi. Buonanotte, Fiorellino. Simone Inzaghi è stato accostato anche al Napoli. Possiamo stare perché? No? Perché sai che non si muove o perché lo sconsigli? A parte io consiglierei a Simone Inzaghi di andare via. Perché di venire a Firenze sì? Ma no. No. No, perché Simone Inzaghi, cioè non glielo dico io. Per lui sarebbe una diminuzione. Lo vede da sé. Sarebbe una diminuzione? Cioè sì. Purtroppo sì. Purtroppo dico, ma la cronaca è questa. Cioè, se tu vuoi sicuramente lui aspira ad altro. Se un allenatore sostanzialmente giovane come Simone Inzaghi, dopo aver fatto una ottima carriera in questo periodo a Roma Sponda Lazio, vuole cambiare, deve guardarsi intorno alzando l'asticella. Si dice cioè avendo quantomeno delle garanzie un po' più consistenti rispetto a un progetto che deve partire. Ma si dice sia l'alternativa a Sarri per il Napoli. Ma io credo che al Napoli non ci siano alternative, credo che il Napoli sia già fatto con Sarri. Credo, però insomma era stato ventilato in questi giorni anche un interessamento. Cioè, se volete ve lo dico, Come carta di riserva probabilmente. Ci sono delle sirene lombarde. Milanesi. Rossonero o nerazzurre? Più nerazzurre che rossonere. Ah, però. Perché per rossonere ci sono delle voci anche qui di corridoio, e non è che faccio il folklore, ma se ne parla, di un Emery che potrebbe approdare al Milan. Sponda Milan, sì. Quindi il ballottaggio del post Pioli, se ci sarà un post Pioli, è Simone Inzaghi, Unai Emery e oggi è stato detto anche Roberto De Zerbi. Per Roberto De Zerbi
se arrivasse a Milano, sponda Milano, giusto? Andiamo sempre del... sarebbe abbassare l'asticella. Ecco. C'è poco da fare. Dal Sassuolo al Milan abbassare la sticella. No, per lui De Zerbi salirebbe, ma non credo che il Milan... Per il Milan sarebbe un abbassamento. Certo, scusa, è logico. Abbiate pazienza. Sono tutti bravi, ma dobbiamo fare una griglia. Perché rispetto a questi tre è sicuramente sul gradino numero 3 De Zerbi. Ah, beh, certo. Emery e perché in per Formula 1 se si fa la pit lane oppure si fa la griglia di partenza, la Haas è ventesima e la Mercedes è prima. Corretto. C'è poco da fare, scusa, corretto. Abbiate pazienza. E su questo effetto domino, se Pioli dovesse, usiamo il condizionale, uscire dal Milan così come Gattuso, non vorrei che ci potesse essere un nuovo cavallo di ritorno sulla panchina viola. Di chi? Stefano Pioli. Ma... potrebbe essere, non sarebbe una bestemmia io nell'ottica del gioco del calcio. No, assolutamente. Può essere. No. Tutto può essere. Per Pioli sarebbe una sconfitta perché sarebbe ritornare indietro. Dopo le dichiarazioni che abbiamo sentito oggi del procuratore che riguardano un'altra proprietà, dichiarazioni ecclesiastiche. Il consenso della tifoseria con tutto il discorso che lui, diciamo, gli venne sbattuta la porta in faccia, noi sì. Usiamo questa metafora, e avrebbe il consenso della stampa che, come sapete, a Firenze con la proprietà ha una certa influenza. Sugli allenatori è un altro tema che magari possiamo anche affrontare. Scegli, cosa vuoi attaccare adesso, allenatori o centravanti? Facciamo il centravanti. Vai, tutti, volevo rispondere al telespettatore. Sì. È vero che il Milan è imbattuto in trasferta, ma prima o poi bisogna vedere quando ha vinto in trasferta. Nelle ultime giornate ha vinto poco. Guardate le ultime 8 partite credo che non abbia mai vinto. 6 pareggi. Pareggi. Il calo è quello. Anche perché le leggi dei grandi numeri sono fatte per essere interrotte. Sono fatte per essere interrotte, quello volevo dire. Per cui probabilmente il Milan ha costruito buona parte della sua dote in campionato, soprattutto fuori casa quando viaggiava. Perché sì, comunque ha fatto 34 punti, l'Inter ne ha fatti 31 e poi dietro l'Atalanta 25, quindi ne ha fatti veramente tanti fuori casa. Cioè non è che c'è un distacco. Centravanti, minimo. Attacca la rumba. Che poi è collegata anche all'allenatore, agli allenatori, alla tipologia di allenatori. Mi sarebbe piaciuto... Posso chiederti un piacere? Attaccando la tua disamina del centravanti, mi dici perché oggi sulla Gazzetta dello Sport, vigilia di Fiorentina-Milan... Ecco. Il Milan pensa a Vlahovic. Era un tema che volevo proporre anch'io. Sì, poi vai, sembra vai. Proprio il top. È strano, però proprio oggi. Lo sai che sul mio telefonino non è arrivata questa notizia. È una sirena. Mi è arrivata, qualcuno mi diceva: fagli paura, digli che insomma Vlahovic a Milano non è soltanto una cosa fuori luogo. Era Vlahovic e un altro folklore. Come folklore? Ma insomma, anche perché se fosse folklore, però spararla proprio oggi, diciamo, forse è molto meno strano. Ecco, allora io faccio lo scorretto perché mi sento libero, quindi non ho problemi con la categoria. Sì, i giornali lasciamoli fare sulle tempistiche. Ci sarebbe da dire e da ridire, questa è una cosa un po'. Però questa è parecchio sospetta. È sospetta perché ti ripeto, qualche rumore. No, parecchio sospetta. Non è qua sospetta, e là, ragazzi, è fisiologica. E ci può stare. È fisiologica. Sì. Perché Vlahovic, siccome ho scatenato le ire di tutti quando ho detto la settimana scorsa che fisiologicamente Vlahovic ha un altro destino. La famosa asticella, Vittorio. Non che la Fiorentina lo deve vendere, ma lui prima o poi partirà, a meno che non la Fiorentina non gli faccia una squadra intorno dalle prime 20 del mondo, come dice Rocco Commisso, Lotti, se no è fisiologico. Per qualche coppa europea e c'ha un ingaggio da squadra. Lo insegna Chiesa. Paolo Rossi, che è rimasto sempre alla Rossi Vicenza? Cioè mi chiedo io, voglio capire. E tra l'altro in un periodo in cui c'era anche la possibilità che uno restasse nelle squadre piccole perché non c'era lo svincolo. Cioè i casi in cui il cuore ha dominato, ma era un altro calcio, sono pochissimi. Totti. Cioè Antonioni, parliamo di Firenze, sì. Antonioni, ma era un altro mondo. Un mondo in cui ci si sposava con il club. E talvolta non basta nemmeno, vedi il caso mondo. Anzi, a volte eri prigioniero del club. No. Perché infatti lo svincolo. Lo scudetto dove l'ha vinto? A Roma. L'ha vinto a Roma. Perché prima o poi, pur essendo uno che con il cuore a Firenze, per carità di Dio, però ha guardato il progetto della Roma
e come professionista ha detto voglio vincere, no, qualcosa. Forse Vittorio sfiorò quello della Fiorentina perché ci andò vicino. Sì, ma non l'ha vinto. Bravo, e infatti disse chi arriva secondo al Palio di Siena non si scrive nella, no, e infatti si segna solo chi ha vinto. Ma ti ricordi come andarono le cose? Te lo ricordi benissimo la vicenda, no? Edmundo, e come no, 98-99. Lui probabilmente ha detto fin qui quindi, non ci si può arrivare. Torniamo sui centravanti. Io sto notando che cominciano a pagare le squadre che hanno riscoperto il centravanti di un certo tipo. Penso all'analisi, ad esempio, che fece in questo studio Angelo Pollina quando si parlò di Udinese-Fiorentina. Mm-hmm. Quella partita, Llorente. Bravo, di Llorente. Che giustamente tutti in studio gli dissero, guarda che Llorente però fondamentalmente non è che ha creato tante occasioni. Però il discorso di Angelo, che ho sentito ribadire anche oggi in tante televisioni nazionali parlando anche della partita di ieri di Parma-Genoa. Noi arriviamo sempre prima. E noi siamo arrivati prima, certamente. È abitudine. Perché, vabbè, non voglio far polemiche. Vai, tranquillo. Ma il calcio, come ci viene raccontato a livello nazionale, è guarda. È una cosa infatti, semplice per cervelli fini. Sì, invece ce la vogliono rendere complicata, sì. Capito? Complicatissima. Sì, sì, sì. Ora ho scoperto gli effetti. Ci raccontano gli effetti del pallone calciato. Ma lasciamo stare. Il calcio è semplice, parliamo in maniera semplice. Vai. E sto notando che la presenza in un calcio di ora che si viaggia veloce e quant'altro, la presenza fisica lì nel mezzo, anche a fare da sponda, comincia ad essere determinante. Tenere palla. Ieri ho visto il Genoa, per esempio, con la fisicità di Scamacca, e ti ha cambiato la partita. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che è cambiata anche la mentalità degli allenatori. Bravo, infatti dopo vado lì. Voglio dire, dopo vado lì. Se gli allenatori stanno cominciando a sposare un certo tipo di strategia anche offensiva, in questo caso parlando di centravanti, evidentemente hanno capito che certe soluzioni con i trequartisti, con le mezze punte, con gli appuntalapis e compagnia non rendono più. Bravo. Perché se voi prendete spunto dalla partita Milan-Manchester, quando uno dei più grandi giocatori, Orbe Terraque, Castiglieco, si mette a fare i cross dalla tre quarti campo come li facevano negli anni 70, non vai da nessuna parte se non c'hai un terminale. E il Milan non lo aveva. Era lui stesso. Non era ancora entrato. Allora, merito agli allenatori che hanno cominciato a capire, a studiare, che si può fare con un vero numero 9. Beh, direi che siamo tornati parte. Indietro su questo. Ecco, infatti la domanda successiva è... Un ritorno al futuro o un ritorno al passato? Che è? Gabri è arrivato subito a dire. No, beh, ma in un certo senso... Se vogliamo fare un parallelismo, cioè, il parallelismo tutti... è come la musica e le mode, no? Cioè, alla fine si va avanti per tornare indietro. No, torna di moda l'anni 80, torna di moda l'anni 90. No, perché? Perché... perché è così. Non ci si inventa niente. No? Ma anche perché è un po' il fallimento di voler giocare in un certo modo... e voler ripartire dalla difesa, palla al piede. Oppure dimmi Massimiliano Martini che è il fallimento del tiki taka. Eh sì. Oh, alleluia. Anche perché alleluia. Ciao Giorgio, sai meglio di me, il tiki taka lo può fare chi è in grado di farlo. Una squadra, due squadre. Quando gli allenatori piedi. Massimiliano, quando gli allenatori hanno rispolverato, hanno ritirato fuori dal cassetto un vecchio libro di tal Viciani, che grande Corrado Viciani, il gioco corto, grande. Hanno capito che col tiki taka non vai da nessuna parte, perché se la squadra avversaria fa troppa densità difensiva, soprattutto nella porzione di campo centrale, non vai da nessuna parte. Non vai da nessuna parte. Sei costretto a fare il cross dalla tre quarti campo. Vittorio, e non vai da Vittorio col tiki taka, perché va bene per la Juventus, ma va usata anche per quegli altri. Arrivi fino al confine. Sì. Leggi Guardiola, Manchester City. Sì. Sì. E sul discorso attaccante non può più fare dai e vai, non può più fare cioè niente. È cambiato, prima funzionava, adesso non è più così. Ma poi non hai le qualità, come fai? È tornato di moda l'attaccante fisico, anche perché i difensori adesso sono tornati ad essere molto strutturati fisicamente. Quindi se noi guardiamo anche il calcio di 10 anni fa è anche un po' più scarsini, direi. Vero, però l'essere anche scarsino è dovuto al concetto che vanno... Meno male che è cambiato molta fisicità, questo però. Poca tanta tattica, pochissima tecnica. Ma vi faccio un esempio: giocare in un calcio di adesso un giocatore come Petagna? Perché non è un fulmine di guerra, però c'ha fisico. Eppure è risorto Petagna dopo anni di oscurantismo. Se mi sono cacciato dalla Lanana.
consente questa, sì, la Milan la spalla, prima ancora fatica, cioè, perché cercano un terminale, lo cercano un faro. Però, ma non un terminale, Giorgio, chiudo, alla Cristiano Ronaldo che prende, no, la palla, bravo, e se ne va uno contro due. Uno, no, uno che tiene su la squadra. Uno che sta in mezzo all'area, che porta gli avversari addosso. Però mi dovete spiegare, dopo la pubblicità, io sposo appieno tutte queste vostre affermazioni, però l'esempio di Petagna mi fa nascere una domanda. Perché Petagna è stato ripudiato dall'unica squadra alla quale viene universalmente riconosciuto un gioco, cioè l'Atalanta, che è l'unica che si dice giochi moderno e che non ha un terminale offensivo? Ciao, c'ha Zapata. Fermili, dopo la pubblicità. Cerco di spiegartelo. Dopo la pubblicità. Signora, le serve una mano per la spesa? Ma io già chi mi dà una mano? Coffee! In tutti i negozi Coffee, oltre 800 prodotti a prezzi ribassati. Sia marchio Coop che grandi marche come Müller, Findus, Mulino Bianco, De Cecco, San Benedetto. Dal 18 febbraio al 3 maggio, vieni da Coffee e scopri tutti i prodotti a prezzi ribassati. Una mano concreta per la tua spesa. Coffee! Fidarsi conviene! L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Vuoi vendere il tuo immobile in tutta sicurezza? Scegli l'esperienza e la professionalità dei nostri agenti. Ti accompagneremo in ogni fase, offrendoti tutto il supporto necessario. Mediatori Group, la scelta giusta per la tua casa. Dopo una giornata di lavoro, pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Arriva il Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Evensi, Porta Fiorentina. Consiap Servizi Comuni, Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Evensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Chi risponde alla domanda dell'Atalanta e di Petagna? Io ci provo in 10 secondi. Era l'Atalanta 1, in cui ancora si sposava una ipotesi di gioco diversa da quella della, diciamo, della Gasperini 2, cioè della fase dei Gossens, Freuler, Atebor e compagnia bella. Gioco totale. E perché? Perché andava di moda in quegli anni lì giocare come giocava il Barcellona.
E quando uno dei peggiori allenatori mai visti in Italia, Luis Enrique, volle fare la stessa cosa a Roma, fallì miseramente. Dopo arrivò il cambio totale. Ecco che perciò anche uno come Petagna, Giorgio, che ha avuto un'odissea, perché dopo un'odissea, è stato un buon giocatore, se no sarebbe tornato a Napoli. Solo Gattuso, una carriera di medio cabotaggio. Solo Gattuso lo fa giocare poco, non so perché. Sta di fatto Osimhen che... e Mertens sono un po' meglio. Come? Osimhen e Mertens sono ma un po' Osimhen, meglio. Ma Osimhen, ora se vogliamo parlarne, in questo ultimo periodo mi sembra che sia una persona che però debba avuto stare problemi molto a sedere. Però ha avuto problemi fisici. Ha avuto problemi fisici, infatti quando è entrato, ha cambiato partita. Ma sono d'accordo, certo. Ma ora non è d'accordo. No, ma sono d'accordo sul discorso di Vittorio di Petagna. C'è da segnalare anche una cosa, che Petagna, come mi segnala il mio amico K da casa, intanto ho ste guance rosse perché fuori era freddo. Quindi c'è l'escursione termica, non vorrei che qualcuno pensasse che fosse un ubriaco. Premetto che a me Petagna piace molto, capito? Sì, sì, no, ma l'Atalanta fece 10 gol su 63 partite in quell'ottica lì di cambio, e poi perché era un'altra Atalanta. E perché alla spalla ci fecero una bella plusvalenza. Quindi sì, ricordiamoci il mercato, purtroppo ai noi i trucchi. È anche questo, sì. È anche questo. Cioè, ma... io ho nostalgia di Casiraghi, per esempio. Bisontino? Sì, ho nostalgia in questo calcio qui. Centravanti vero. Ma Gabriele, la riscoperta e la sottolineatura che ha fatto Stefano Chini è solo italiana? No, non è solo italiana. No. Quindi vuol dire che recuperare questo tipo di gioco, e qui mi viene in mente Maurizio Canino che da sempre picchia i pugni perché vuole la Fiorentina con due punte, vuol dire trovare un gioco moderno, un gioco europeo oppure no? Io non mi piace la definizione di moderno, europeo, totale, non mi piace. Io preferisco... In Europa si gioca con questo centravanti? Sì, però... bisogna vedere anche come hai il centrocampo e la difesa nella fattispecie. Prendiamo per esempio il Paris Saint-Germain. Non ha il terminale tipicamente alla non Lewandowski. Non ha il Vlahovic, no? Come caratteristica tecnica. Siamo partiti da lui, utilizziamo lui. Però c'ha Mbappé, Neymar e compagnia cantante. Scusa se è poco. Però diciamo non giocano... Cambieresti sì, Vlahovic, uno dei due. Spalle alla porta loro giocano poco, loro giocano viso alla porta, puntano l'uomo, gioco diverso. Però in linea generale quel che emerge è che un attaccante come Haaland, che è giovane, che ha il record per aver segnato, ha quelle caratteristiche lì, è il nuovo Lewandowski, ha una versione più moderna perché è più veloce, è più tecnico e c'ha più tiro, però di fatto stiamo tornando un po' indietro. E mi fa pensare anche sul discorso dei difensori, perché negli ultimi 10 anni, prendiamo in comparazione la difesa della Fiorentina di 10 anni fa, quindi si va nel 2011, quegli anni là comunque la Fiorentina disputava anche la Champions League, aveva Dainelli e Gamberini, che fisicamente certo erano alti, longilini, però non erano così strutturati a livello fisico. Se le comparate con i difensori di ora, escluso Martinez Quarta, sono difensori molto più strutturati, molto più pesanti. E quindi anche questo ti ha portato a riscoprire un attaccante fisicità fisico. Fisicità vuol dire contrario di bravura. Giorgio, questo ti fa non capire necessariamente il tramonto anche di un'idea Napoli che per anni sta continuando a giocare con i super leggeri, con i pesi welter in attacco, e fanno fatica perché ti trovano degli armadi. Rimbalzano. Ora io mi aggancio a cosa chiedeva Giorgio. Tu dicevi, ma è un... anche nel resto dell'Europa si fa così. Allora, diciamo, cercare di capire anche questa disparità tra noi e il resto dell'Europa, che come al solito rimaniamo combattuti. E faccio una considerazione che mi suggeriva il mio amico e collega Nino Tarantino, con cui abbiamo condiviso varie esperienze con il giornale. Quasi. Ti vedrebbe bene allora, con questo look a fare Pulp Fiction, mi servirebbe un po' di... Mancherebbe Uma Thurman. Cattivo, il finto buono. Anche perché incontri Uma Thurman nei suoi panni. Sì, per carità. Fossi Uma Thurman mi preoccuperei un po'. Infatti, non credo che Uma Thurman, se vede me, appunto, prende la sciabola. Anzi, forse è meglio di no, perché mi ricordo quello sciabolone. Lascia perdere, via, vai avanti. No, dicevo, allora, il centravanti è sicuramente un qualcosa che adesso è tornato di moda, forse non per tutti, perché c'è comunque ancora molto movimento nelle varie squadre, però è un elemento che può variare il tipo di gioco. Io sul tipo di allenatore invece voglio fare un'altra considerazione degli allenatori italiani. Do questo dato statistico, che può essere un caso,
Mai. È finita la seconda parte delle coppe europee, abbiamo vissuto la prima con i gironi, questa con l'eliminazione diretta della Champions primo turno e due di Europa League. Di sette squadre italiane ne è rimasta una sola. Allenata da uno straniero. Allora, o è un caso, bravo Max, oppure io faccio questa valutazione e mi riaggancio alla Fiorentina e mi riaggancio ad un'osservazione che tu facesti su un messaggio di un telespettatore a proposito di asticelle che si alzano, si abbassano. Io ho la vaga sensazione che sia arrivato il momento in Italia di cominciare a fare un ricambio forte per quanto riguarda gli allenatori, a ricercare delle idee, perché sarà un caso, ma l'unica squadra che è passata è la Roma. Mi potreste dire, certo, con quel sorteggio che ha avuto, per carità, ha eliminato il Braga, che era davanti al Porto. E lo Shakhtar. E il Porto cosa ha fatto? Il Porto ha eliminato la Juventus. Ora il Porto ha un punto in più rispetto al Braga, ma il Braga, quando ha affrontato la Roma ed è stato ridicolizzato dalla Roma, era davanti al Porto. Allora, se tanto mi dà tanto, io faccio questa considerazione. Non è forse davvero il momento di cercare qualcosa di nuovo? Quando tu facevi riflettere su Dionisi, quando un telespettatore disse allenamenti rivoluzionari a Fiorenzuola, ed è vero, perché mi è stato confermato da addetti ai lavori del Fiorenzuola, che come San Massimiliano è secondo in classifica nel girone D di Serie D e lotta con l'Aglianese portandosi dietro ancora un po' di quel gioco. I nuovi allenatori vanno ricercati. No, ma Dionisi perché? È bravo. Perché ho la sensazione che si faccia un gran mescolone. Cito Gattuso, che può essere un nome fatto per la Fiorentina, bravissimo a lavorare in condizioni deficitarie, perché a Pisa arrivò al posto di Favarin, mi sembra, in estate. Sì. Perfetto, situazione delicata, vinse il campionato, poi l'anno dopo è retrocesso, per carità. Con Napoli in una situazione difficile. Apro e chiudo parentesi, di retrocesso, perché la società, non avendo pagato i stipendi e contributi, prese 4 punti di penalizzazione, perché se era solo per quello che aveva fatto Gattuso in campo, era salvo il Pisa. Sì, anche se qualche tifoso del Pisa diceva perché Gattuso in condizioni normali sarebbe stato esonerato. Quindi ho la vaga sensazione che tanti nomi che sembrano così importanti del calcio italiano come allenatori, ho la sensazione che stia cambiando il vento. Io però... e che quindi si debba ricercare quei cambi che il calcio italiano fece negli anni lì, 90. Cambiamo anche lì. Provo a fare un discorso poi più ampio. Sentire perché Vittorio, vai Gabri. Perché mi sarebbe piaciuto ci fosse Michele Tossani, che è un pochino il tattico. Secondo me è molto calzante. Un pensiero che ha fatto... Avrebbe sposato appieno questa tua... Credo proprio di sì. E un pensiero che ha fatto un collega... Non è una formazione, me lo sto chiedendo. Sì, lui è... Che forse con nomi che per esempio... Per Michele... Tutte le volte che c'è qualche cosa di nuovo nel mondo del calcio va bene, e dice anche, come sempre, il mondo del calcio fa una fatica endemoniata ad accettare il nuovo. Sì, sì, e certo. lo bolla come eretico. Però mi incuriosiva associare al pensiero di Stefano quello fatto da un collega, che lo citiamo tanto, è Matteo Marani a Sky Sport, che ha detto: bravissimo, non è solo un concetto di calcio italiano, cioè se il calcio in Italia è la metafora, no, dello Stato, capisci bene quanto è il divario rispetto ad altri stati, come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, come, se vogliamo, anche a altre tipologie. E quindi il pensiero che tu dici, che l'italiano in generale fa fatica a accettare le cose nuove, nella società è la stessa cosa, non solo nel calcio. E quindi poi lo riporti nel calcio. Siamo permessi anche di fare delle digressioni sociologiche. Perché eri in disaccordo, Vittorio? Io sono in disaccordo perché sono un talebano. Perfetto. Nel senso che la bellezza delle discussioni è avere di fronte opinioni diverse. Ma non sono un negazionista del nuovo, per carità di Dio. Però io dico che anche gli allenatori devono fare della gavetta. Cioè, perché io sono un sarriano? Perché può piacere o no, ma Sarri ha fatto, viva Dio, una grande gavetta. Ora, che improvvisamente dalla Serie D si approdi in Serie A, faccio un po' fatica. Dionisi è passato prima dell'Empoli. Ho capito. È passato, e se fosse interesse della Fiorentina. Sì, ma sta facendo un grande campionato con una squadra che non era così messa con te, tra i pronostici di stravincere. Doveva vincere il Monza. Anche oggi ne ha prese quattro. C'è un rovescio della medaglia, ragazzi. Sì. Parliamo di colui che è al centro adesso delle polemiche e dell'attenzione, Andrea Pirlo. Pirlo, lui firma un contratto per la Juventus Under 23. Corretto. Poi, dopo una settimana, si ritrova a allenare la prima squadra. Allora, se partiamo giustamente nel dire questo, dire meno male, è un giovane, emergente, compagnia bella. Ma i limiti di Andrea Pirlo li stiamo vedendo. E la gavetta, ma infatti, Vittorio, io ti parlo di un nuovo, tra virgolette,
Sì, ma garantito, Sacchi è arrivato al Milan, era uno che era venuto dal Parma. Accidenti, se... No, era dal Parma, è un po' è la stessa cosa di Dionisi, nuovo, eh. Quello che mi cioè pare non ti dico un nuovo alla Pirlo. Firenzuola al Real Madrid, cioè no, ha dato Firenzuola, poi passando dal Valladolid. No, è stata al Dionisi è stata anche al Venezia. È stato anche al Venezia, ha salvato anche il Venezia Dionisi. Quindi cioè non è un nuovo come giustamente dici te anche tu. Un nuovo alla De Rossi, via. O, alla, o come fu Mancini, che poi non guardiamo che sono, è andata bene. Io sono d'accordo con te. Sarei un presidente, ma non ho una lira, un presidente conservativo. Cioè prima di mettere in pista sono cambiati i tempi. Sacchi era un allenatore che ha fatto la storia del calcio. Ma vi ricordate la squadra che aveva il Milan a quei tempi? Anch'io con quella squadra. Appunto. Qualcuno dice di no perché quelli sono diventati grandi. Ma come? Perché... No, ragazzi, ma dai. Ragazzi, io ti dico quello che dicano anche gli altri. Insomma, la mentalità. Sì, però la mentalità europea noi non l'avevamo così. Franco Baresi. Franco Baresi. Noi in Europa abbiamo sempre vinto poco. Sì, è verissimo. È verissimo. E l'accusa mossa a quel Milan è che ha vinto molto di più in Europa, di quanto aveva vinto. Esatto. Pensa come siamo capaci. Ci lamentiamo perché in Europa non si combina una mazza, quando però qualcuno alla ci riusciva di... ma però in Italia quando è l'ultima volta che ha vinto il Milan? Si torna indietro negli anni. No, ma era una... No, l'ultima Coppa Europea l'ha vinta l'Inter, la Champions League nel 2010, quando fece triplet. Quindi è una vita fa. Ripeti che non ho sentito. Triplete, mai stato in B, eccetera, eccetera. No, tornando, scusami e chiudo, tornando agli allenatori, quando io dico che probabilmente, io non lo so, mi piacerebbe approfondire, non sono un tecnico, quindi vorrei sentire chi ne capisce, non so se veramente sta cambiando qualcosina, perché anche certi nomi che sono importanti, ormai non lo sono più. Io penso a Mourinho, com'è uscito dall'Europa League e non ci freghi, Stefano, con gli applausi fatti allo spogliatoio del Dinamo Zagabria a Tottenham. Sono delle iene, perché in due anni ha speso quanto Pochettino in cinque, ha fatto peggio. Lo sai perché? Pochito di nero? Pochito di nero. Nada amor. Sì, a Tottenham, sì, vero, però a Tottenham ha speso Mourinho. Sì, ma lì ha fatto spendere Mourinho. Ha fatto spendere in due anni più di quanto ha speso Pochettino in cinque. Ma alla fine, e allora, se tu mi dici, com'è Mourinho? Caspita, ti dico, bene, però ora in questo calcio... No, ormai... Io ho la sensazione, ho questo Mourinho spiraglio, che ci sia bisogno di un nuovo, certo, non avventure... su un filo senza rete, come giustamente dice Vittorio, ho questa vaga sensazione però, che forse stia cambiando, non in meglio, un ritorno al passato, non lo so, solo però qualcosa sta cambiando. Contrariamente a quel che dice il presidente della Fiorentina, i soldi sono un problema, perché anche se ne hai tanti vanno spesi bene, e tra spenderli male e spenderli bene c'è un equilibrio sottile, ma non è sottile. Vedi, ti dico una cosa, Gabriele, spesso si fa confusione, no? Anche i nostri amici che ci seguono a casa, mi piace questo, mi piace Sarri, Spalletti, ma non è lo Spalletti o il Sarri che costa un club, è tutto il progetto. Uno come Spalletti o uno come Sarri, che ha già alzato l'asticella, non viene se non gli vengono proposte certe garanzie, nei giocatori. Un business, allora spendi 3, 4, 5 volte tanto l'ingaggio e prendi un grande allenatore. Ecco perché, e vado da Gabriele Taverni, risuona sempre nelle orecchie la dichiarazione della scorsa settimana, di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio, Gabri, di Cesare Prandelli, tanto per chiudere il cerchio e ritornare a parlare di attualità di Fiorentina-Milan. Per poter fare una strategia bisogna avere il progetto tecnico ben chiaro in mente. Lo disse lui, no? Sbaglio, Gabri? È così e... Credo che comunque nel bene o nel male ne abbiamo avuto degli esempi, no? Anche guardando proprio in ottica fiorentina, torno allo stesso, giusto per non tornare allo stesso Prandelli, arriviamo all'estate del 2012, insomma, con Montella, probabilmente, insomma, fu stilato un programma di gioco chiaro, improntato, che poi ebbe anche un pizzico di fortuna, compreso di bravura sia del tecnico che di tutta la squadra, nel funzionare sin da subito, perché quel sin da subito secondo me è anche fondamentale per un tecnico che arriva dal Catania, come era all'epoca Montella. Potrei fare l'esempio di un italiano che arriva ora, di un De Zerbi magari due anni fa, stesso discorso. Quindi secondo me devi avere le idee ben chiare, non è detto però che comunque che tu riesca sempre a partire bene.
E questo però in una piazza come Firenze è difficile perché poi arrivano le prime critiche, arrivano i primi tifosi ai campini a protestare e inizia a diventare un problema anche per il lavoro che svolge lo stesso allenatore della squadra. Nel 2012 furono azzeccate anche le pedine per quella squadra di Montella. Fu azzeccato tutto, molte scommesse. Però vedi Massimiliano, secondo me non erano nemmeno conosciuti dalle nostre parti. Secondo me c'era qualcosa dietro, cioè c'era qualcosa dietro con Pradè e Masià, c'era una sinergia importante tra allenatore. E Montella incarnava quel qualcosa di nuovo forse. Sì, aveva fatto la metà a Catania. Il grande mercato della Fiorentina è stato quando hai preso un terzetto di giocatori che erano l'ossatura del sottomarino giallo. Gonzalo Rodriguez e Borja Valera. Avevi preso il top, perché a quei tempi la squadra che noi adesso stiamo vedendo nei nostri monitor di servizio aveva questi tre giocatori e basta, gli altri ruotavano intorno a questi. Vittorio, e hai preso un allenatore che sposava quella filosofia. Montella era quel nuovo, che faceva riferimento. E voglio aggiungere, puzzle era stato ricomposto. Voglio aggiungere che non era un purista del tiki-taka. Bravo, assolutamente. Ma sapeva che Borja Valero faceva una certa cosa. Il difensore centrale faceva delle cose anche in attacco. Pizarro era un mediano all'Esposito, se posso... di vecchia data, fortissimo. E allora andava tutto bene, capito? A quel punto si poteva fare quel tipo di gioco. Ora è cambiato tutto perché non c'è più ditemi una squadra, nemmeno il Barcellona fa più il tiki-taka. Sì, poi in quel caso lì oltretutto si andò a cercare proprio i giocatori non di grande fama e di grande prezzo, cioè quelli indovinati. L'operazione che citava Vittorio, per ritornare a Mourinho, no? Mourinho fa la lista e la spesa, tutti gli costano di più, però non è detto la lista ai saldi di fine stagione perché il Siviglia era fallito. Ma io ricordo anche Savic. Villarreal preso con Anastasic, pagato addirittura dal Manchester City con Savic che fu praticamente uno scarto. 15 milioni più Savic. Chi lo fece? Pantaleo Corvino? No, c'era già Pradè e Masià, a proposito di Amarcord, la butto lì. Ho visto già due, tre partite consecutive. Ma cosa hanno fatto a Jovetic? Sta giocando in una maniera incredibile. Ma non è stato bene lui, ha avuto un paio di infortuni gravi. No, ma appunto ti sto dicendo, ora sta facendo delle cose eccezionali. Non alimentare. Ma sta meglio, sta facendo delle cose. Non alimentare il partito dei nostalgici. Manca solo il Firenze, si rinchiama Jovetic. Ti ho detto, non lo voglio rimpiangere, però ho visto due partite, tra cui l'ultima ieri, che ha fatto delle cose di lavoro. Jovetic, la qualità gli manca di sicuro, però gli manca il fisico. Simeone, c'è chi lo rimpiange, uno da sparargli. Gabriele Taverni, riparto da te perché ti rifaccio a tutto questo studio che è nuovo la domanda che ho fatto oggi. Fermo restando il fatto che sono due uomini di una statura morale esagerata, Stefano Pioli e Cesare Prandelli, ma parlo di allenatore, quindi di professione, non di uomo. Chi è meglio? Pioli. Sbagliato domanda. Chi preferisci? Perché se la metto sulla... Tra Pioli e? Prandelli. Ma in questo momento, Pioli. Sul singolo, cioè sull'opinione, nessuno può in dire... In questo momento prendo Pioli, Giorgio. Tu prendi Pioli? Sì. Perché? Perché comunque, come abbiamo anche detto stesso, insomma, oggi pomeriggio è da più dentro, tra virgolette, nel calcio. Prandelli probabilmente sta soffrendo. Più fresco. Esatto, sta soffrendo questa situazione, probabilmente anche perché era da tanti anni che lui non faceva... Non era dentro al campo. Ma ti riferisci a quello che ha detto oggi? No, non solo, dico in generale. Specifichi meglio quello che ha detto oggi a proposito del sono stanco, sono vuoto? Oggi ha detto ogni mia scelta è diventata un peso, cioè, e devo far sì che questo peso si trasformi in un peso positivo. Esatto, queste sono state le parole. Questa è una chiave di lettura, cioè sono parole che lasciano aperte tante chiavi di lettura, perché un allenatore che dice... Ogni scelta è un peso, vuol dire che fa fatica. Che poi dica deve trasformare in un peso positivo questa scelta è altrettanto giusto, perché si rende però solo il fatto di dire che fare una cosa la devi trasformare in positiva vuol dire che è negativa. È come chi si alza la mattina e dice
Oh, che bello, vado a lavorare, come chi si alza la mattina e dice, porca vacca. Comunque, Giorgio, mi viene da pensare se, me lo chiedo spesso anche in dinamiche di gioco, ma se ci fosse stato il pubblico in una situazione normale, questo ci sarebbe stato questo? È un periodo ipotetico dell'irrealtà, infatti, è difficile rispondere. Massimiliano, chi preferisci, Pioli o Prandelli? Ma alla luce di quanto fatto nelle ultime stagioni al Milan, Pioli indubbiamente, perché i risultati sono un fattore incontrovertibile. Poi se si guardano i momenti, altri momenti della storia dei due tecnici, io preferisco Prandelli. Però nell'attualità una dichiarazione democristiana molto professor Chini. Ma la domanda è legata a una valutazione o in chiave futura? Ora a una valutazione estremamente personale. Chi alla Fiorentina? In questo momento predilige chi? Pioli, perché comunque, ragazzi, non credo che in molti avrebbero pronosticato un Milan così. Però ditemi, rispetto al lavoro di Prandelli, poi vado di là, chi è che ha tirato Vlahovic? Chi è che ha recuperato Essiric? Chi è che ha fatto esplodere Martinez quarta? Prandelli. Portatemi questi tre nella realtà del Milan e ditemi chi ha fatto esplodere Pioli. Chi ha fatto esplodere? Ma forse sui singoli non ha fatto esplodere nessuno. Teo Hernandez non c'era già fa Pioli. Un altro sport. Fa per conto suo. Teo Hernandez era già buono. Appunto, non essendoci grandi singoli in questo Milan, però è comunque secondo in classifica. Secondo me ha fatto tanto Pioli con questo Milan. Per alimentare la discussione. No, capisco secondo quello che dice Giorgio. Da un punto di vista societario, senz'altro, perché un allenatore va misurato prendendo i giocatori e guarda se sono migliorati. Però c'è da dire anche, li ha migliorati, Giorgio, se li peggiorava... avrebbe fatto un'impresa, l'era roba dura. T'ho fregato? Perfetto. E questo è un gol al 90° in davvero, guarda, mi sono salvato. Non mi hai anticipato, io stavo preparando l'attacco con lo sbarco in Normandia. Sì, perché voglio dire, non si pone nemmeno il problema. Ora la gente si scaglierà contro di me perché sanno che io non gradisco la figura di Stefano Pioli. Ma parliamo sempre di allenatore, lo specifichiamo. Ma certo. No, perché sai, sennò poi ma quello che ha fatto dal punto di vista umano. Non facciamo le onlus, facciamo la professionalità. Lui si deve precisare. La squadra ha avuto con Pioli allenatore a Firenze dei momenti tragici, a tal punto che Iachini è l'arcangelo Gabriele in confronto a quello che è stato fatto prima. Me lo ricordo a Roma, che ha distrutto una squadra, è anche il patrimonio di questa squadra. Cesare Prandelli è di un'altra categoria, ragazzi. Te mi puoi controbattere e dire, ma è un po', era un po' arrugginito, è un po' datato. Non mi interessa. Cioè, io se voglio valutare un allenatore, hai detto te la sacrosanta verità. Ragazzi, noi a settembre diciamo, Essiric, ma non può stare in campo. Vlahovic non è d'accordo. Siccome ora leggono e attaccano chi dice doveva essere mandato in via a farsi le ossa. Non era un giocatore doveva di calcio. Doveva essere mandato in via a farsi le ossa. E il signor Prandelli qualcosa glielo possiamo assegnare? Sicuramente, questi sono dati altrettanto. Poi quando Pioli avrà vinto quello che ha vinto poco, ma ha vinto qualcosa, Prandelli, ne discutiamo. Gabri. No, il curriculum vitae non c'è paragone mai in nessuna disciplina sportiva. Però io, oltre all'analisi, cioè, provo a fare il gioco delle tre carte. Prandelli al Milan avrebbe fatto gli stessi risultati di Pioli, ma soprattutto Pioli a Firenze, con questa Fiorentina, sarebbe riuscito a far meglio? Secondo me... Le so fare io perché ti nascondo e tappino. Cioè, secondo me Pioli avrebbe fatto decisamente peggio perché aveva una squadra migliore e stava per retrocedere. Tant'è che si salvò con lo 0-0 vergogna proprio con Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa, sponda che ragione particolare però verissimo quella, però i dati sono questi. È il discorso Gabriele, poi... ti faccio un assist che fanno i milanisti che dicono faccio il paragone Pioli come ha trasformato il Milan che sta rantolando con l'unica anche cosa se rantolava anche con Pioli all'inizio sì. L'unica cosa che batto le mani a Pioli è questa, cioè si parlava prima di cambiamento del calcio, no? Ecco, Pioli che diciamo come
curriculum, come inizio di gavetta, ha iniziato più o meno gli stessi anni di Prandelli. Ecco, forse Pioli nella sua mediocrità, però il cambiamento lo ha vissuto meno e quindi ancora riesce ad avere delle situazioni interessanti. Prandelli invece l'ha subito tanto. L'ha vissuto meno o di più? Cioè, lo ha vissuto meno nel senso che è riuscito a rimanere in pista, mentre Prandelli, bisogna dire, è stato esonerato anche negli anni. Ha subito di più il cambiamento rispetto a Prandelli, che è rimasto fuori, dici tu questo? Esatto, Pioli, esatto. Invece bene. Prandelli purtroppo può essere, c'è da può dire. Può essere una lettura questa. Però, infatti, mi veniva in mente, e chiudi per andare in pubblicità, perché sennò Massimo Brigato si arrabbia, a proposito del terminale alla Vlahovic, il Milan ha cominciato a viaggiare quando ha messo, anche se non è la stessa cosa, però Ibrahimovic. La pubblicità è poi per noi. Signora, le serve una mano per la spesa? Ma io già chi mi dà una mano? Coffee. In tutti i negozi Coffee, oltre 800 prodotti a prezzi ribassati. Sia marchio Coop che grandi marche come Müller, Findus, Mulino Bianco, De Cecco, San Benedetto. Dal 18 febbraio al 3 maggio vieni da Coffee e scopri tutti i prodotti a prezzi ribassati. Una mano concreta per la tua spesa. Coffee. Fidarsi conviene. La ditta Traversi Romano si occupa della raccolta, recupero e stoccaggio al coperto di rottami ferrosi e non di ogni tipo. Le aziende possono conferire i loro scarti metallici direttamente da noi oppure usufruire del nostro servizio di comodato gratuito sui container. Non solo, ci occupiamo noi di tutta la documentazione necessaria e del rilascio dei certificati a norma. Siamo della ditta Traversi Romano di Settimello, che commercia in rottami. Siamo lieti di accogliervi in sede. L'Aia di Piero a Castelnuovo Garfagnana ricerca e vende prodotti tipici, con la possibilità di spuntini di alta qualità, proponendovi piatti della tradizione garfagnina a base di funghi, formenton otto file, farro, salumi, pane di patate e la nostra selezione di formaggi. Se sei in Garfagnana, fermati all'Aia di Piero, potrai sederti e degustare le nostre specialità gastronomiche. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Ambulatori della Misericordia è un'impresa sociale che svolge attività sanitaria da oltre 40 anni. È accreditata e autorizzata presso la Regione Toscana. Grazie a medici altamente specializzati e strumentazione di ultima generazione, i reparti di diagnostica per immagini, medicina specialistica e laboratorio di analisi erogano prestazioni di elevata qualità a costi sociali. Visita il sito internet dell'azienda e le pagine social oppure contattaci al numero 055 89 411. Molte le cose che gravitano attorno alla vigilia di questo Fiorentina-Milan di domani,
la situazione Milan, Pioli contro Prandelli, Pioli contro il suo passato. Oggi qualcuno dell'entourage di Pioli ha parlato di quella situazione, Gabri. Sì, esatto, Bruno Satina, Radio Bruno, che sarebbe, sarebbe il procuratore proprio diretto del tecnico parmigiano. L'addio di Pioli alla Fiorentina fu una scelta difficile, ha detto. La società mise in discussione con parole pesanti la sua professionalità e lui decise di dimettersi. Per lui fu un'offesa. Cognigni voleva rinnovargli il contratto, ma forse non tutti concordavano. Queste le parole riassunte. Dunque, all'epoca Cognigni era il presidente o presidente, direttore generale? Sì, presidente. Presidente. Sì. No, stavo pensando se potevano esserci delle contaminazioni allora come allora per i ruoli dal punto di vista delle decisioni oppure no, perché se Cognigni voleva rinnovargli il contratto ed era presidente, altri no, vuol dire che... Giorgio, secondo me in realtà c'è anche da sottolineare una cosa su questo, perché se voleva rinnovargli il contratto significa che... Non era d'accordo con la lettera. No, in dote a commissa avrebbe lasciato Pioli, non Montella. Perché poi a fine stagione ci sarebbe stato il cambio, sì, di proprietà. Ma restando su quel momento voleva dire che Cognigni non era d'accordo col comunicato se avesse voluto rinnovare, sì, il contratto Pioli. Per cui voleva dire che là comandava un altro. Come qua. All'epoca era abbastanza chiaro. Anche perché poi mi sembra che aggiunga qualcosa nell'intervista il procuratore in cui dice che tanto ormai era già nell'aria che la proprietà sarebbe cambiata. Mi sembra che prosegua, sì, così. Ha detto che la proprietà era in fase di svincolo, ormai aveva messo in vendita la società. Stefano Chini ha buttato subito la benzina sul fuoco quando ha cominciato a parlare di Vlahovic. Tu hai parlato di futuro. Sì. Riparto da te per dire, con Vlahovic che fai? Ricordandoti però l'inciso di Vittorio Betti, l'asticella delle aspettative individuali. Allora, la Fiorentina credo che però debba decidere cosa vuol fare da grande. Nel senso prima che... di decidere cosa fare con Vlahovic viene questo, secondo te? Assolutamente. Perché di fatto il calciatore, ricordiamo, è un classe 2000, ha il contratto di scadenza nel 2023, percepisce 800.000 euro annui, che non sono briciole, però... Però sono pochi. Però sono pochi. Quindi... Personalmente, se io facessi il giochino del piccolo Allegro... Sono pochi dopo Benevento, perché prima di Benevento erano pochi uguali? Beh, comunque il trend della crescita si era visto, quindi era un po' Non avesse fatto quel terzo gol e non avesse avuto l'esposizione mediatica che ha avuto questa settimana, secondo diresti me... lo stesso che 800 erano pochi. Sì, sì, perché la vittoria, la tripletta di Benevento... La crescita di Vlahovic non è che l'ha cambiata, l'ha confermata, non è che è un exploit. Tu sai che se per caso domani sera non vede Boccia... Vabbè, chiaro, quello che dico adesso... Punto a capo dire, ma con 800 sono troppi, certo, le devi prendere 600. Ho un'onestà intellettuale nel dirti che ti confermerò questa tesi anche più avanti. Detto questo, personalmente se giocassi al piccolo Allegro direttore sportivo mi presenterei dall'entourage di Dujan Vlahovic. Potremmo brevettare il giochino. Sì, potrebbe essere. Inventarlo e fare come il piccolo chimico, sì, o il dottore, il direttore sportivo. Sarebbe ganzo. Però proponendogli quantomeno il raddoppio dello stipendio, quindi 1.600.000 di base, più dei bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi personali, perché no, fino ad arrivare a 2 milioni. Presenze e compagnia. Esatto. Io credo che con uno stipendio così il ragazzo non ti direbbe di no. 1.600.000. 1.600.000. Più bonus. Per arrivare intorno ai 2, 2, 1. La Juventus arriva dal procuratore di Vlahovic e dice 2.500.000 più bonus. Perfetto. La Fiorentina qui deve però far valere, diciamo, i suoi attributi. Nel senso che se il giocatore rinnovasse a queste cifre per fino al 2025, ok? Dice no, ora te rimani qui. Giochi qui, poi vediamo. Magari puoi anche trovare un preaccordo nel dire... Alla Chiesa, fai un discorso alla Chiesa. Esatto. Però, il ritorno da capa 15, la Fiorentina deve decidere cosa far da grande, perché se costruisce una squadra intorno a Vlahovic è una cosa. Quindi hai un giocatore giovane che è interessante, che sta avendo una crescita, eccetera, eccetera. Se invece non vuoi far questo, allora lo deve vendere subito. Perché adesso monetizzi, prossimo anno dopo si può accordare. Questo è purtroppo lo scenario. Vai Vito. Il piano B... può essere anche un altro, cioè che il giocatore intanto rinnovi il contratto, perché sennò rischi di perdere anche il suo valore economico, ma comunque che tu lo venda se la Fiorentina non vuole alzare l'asticella, va bene, la premessa di prima, e tenerlo un altro anno come minimo a Firenze, questo ci può stare.
perché ti voglio ricordare che anche altri attaccanti sono rimasti nel club di appartenenza e poi si sono trasferiti l'anno dopo. E ricordiamo che la scadenza è 23, quindi il prossimo campionato di sicuro resta copertissimo. È copertissimo. Senza nessun problema. Il problema, secondo me, è solo esclusivamente quello di capire che cosa vuol fare da grande la Fiorentina. Sì, sì. Siamo tutti d'accordo, credo, su questo piano qui, perché Vlahovic si guarda allo specchio, la mattina si sveglia e dice: io sogno il Real, sogno il Barcellona, ma in un giovane di 21 anni è normale, non è una bestemmia pensare di migliorarsi. Direi che è quasi giusto. Eh? Direi che è quasi tutto. È tutto regolare. Ma la storia ce lo insegna dappertutto. È tutto regolare. Quante volte si diceva: questo è un bel prospetto, ma quanto potrà stare qui? È normale. Poi nel calcio tutti di i club, oggi ha maggior ragione. C'entra Firenze. Insomma, tutti i club, escluso i top europei, sono nazionali, quello che vuoi. A proposito di mercato, fare, poi ti devo dire. Mi potrebbe fare uno sforzo e mantenerlo ancora per qualche anno, facendo un rinnovo e poi vedere. Cioè, secondo me, lo sforzo della Fiorentina, Massimiliano, deve essere imponente se vuoi mantenere Vlahovic, perché intorno a lui devi creare 4-5 attori importanti per salire nella parte sinistra intanto, ma salire anche fra le prime 6-7 squadre. Se il giocatore fosse disponibile, anche sarebbe anche il caso di spendere, perché esatto, è un prospetto e vengo, che puoi vendere eventualmente. Infatti, e vengo a due interrogativi. Questa che è la distonia, questa è clamorosa. Cacori prende 1,7 perché purtroppo le società sono ostaggio dei procuratori e degli ingaggi che prendono nel passato questi giocatori. 1,7 Cacorin, secondo me, dovrebbe pagare lui. Però ieri Tommaso Mattei ci ha dato una notizia, che è stato aperto un canale social russo. Contact. Proprio 97 milioni di contatti. Non so, speriamo che almeno ci sia un'operazione. Che cosa fa di mercato? Questo... No, non lo so. È un social network. La Fiorentina che va in Russia. Che fa l'Ancorman questo? Che fa? No, parlano di Fiorentina. Stiamo parlando di calcio. A me non mi interessa. Lo so, c'è un social che viene aperto su Marte. Non mi interessa. Perché daranno i soldi forse alla Fiorentina. Si cercano giustificazioni all'acquisto del giocatore. Vi butto due interrogativi su questo discorso di Vlahovic. La Fiorentina si può permettere di tenerlo? Se lo tiene, è in grado poi di costruire qualcosa intorno? Perché il problema è questo: i soldi non sono un problema, come dice Gabriele. No, in questo momento non lo dico io. Sì, appunto, no, sì, lo dice Gabriele riportando le frasi di Commisso. Però ora c'è un problema, che siamo in una situazione Covid molto delicata. Sugli stadi, tanto in Italia è inutile andare avanti, siamo legati a mille varie situazioni in cui mi si viene a dire che ci sarebbero i soldi del recovery plan, sì, vero, perché si vorrebbe buttare dentro anche il Flaminio, che versa in uno stato ormai abbandonato, di abbandono, scelta. E anche quello era stato progettato dall'ingegner Nervi, quindi anche qui ci sono cose perché che non torno. Perché io cittadino privato devo pagare per i prossimi x mila anni gli interessi per fare un'opera pubblica? Bravissimo. E tra l'altro è comunque, è prevista sempre, gli studiosi ormai l'hanno già detto, una partnership tra pubblico e privato, e Commisso ha detto: volete fare il Franchi, ve lo fate da voi, ma a prescindere da questo, siccome adesso nel 2024 oltretutto i soldi comunque sono un problema, quindi dallo stadio non lo prende, è in grado la Fiorentina di poterlo tenere? E se lo tieni, costruire? Non è che se lo mandi via, se lo mandi via, se riesce ad introitare un qualcosa di importante, magari con un pochino di gnegnero, come si dice dalle nostre parti, riesce a fare una squadra più competitiva? Vedi, io sono preoccupato di un'altra cosa che è collegata al discorso Vlahovic. Quando una società intende costruire uno stadio, deve lavorare 3-4 anni prima per impostare un progetto e arrivare all'apertura del nuovo stadio con una squadra altamente competitiva. Sto parlando a livello internazionale. Lo dicano gli inglesi. Se la Juventus ha fatto così. Questi segnali, la Juventus è arrivato al nuovo stadio per la Juventus, ha vinto lo scudetto l'anno stesso. Esatto, non è, che... è la chiara dimostrazione di questo. Con la vecchia gestione, i Della Valle, e con Rocco Commisso, questi segnali io non li ho visti. Non li ho visti, perché se il progetto deve partire da Cacorin, scusatemi se faccio dell'ironia, mi viene male. Cioè, capito? Il concetto è questo. Sì, ma se ritorna a... Ma scusami, Massimiliano, ma tu presidente... già trattati. Faccio una domanda. Tu presidente, ok?
vai a cercare sto Cacore che non so chi gliel'abbia, come sia paracadutato su Firenze, ma comunque, e tu gli chiedi quanto costa X euro, quanto prende l'ingaggio? 1,7. No. Io non lo faccio nemmeno in partita, abbiate pazienza. Questa è la mia domanda. Sì, sì. Abbiamo due messaggi. Giorgio, leggo il primo di Graziano. Buonasera, come vedreste per tutto lo studio, ovviamente italiano, come tecnico della Fiorentina? Poi una domanda per Gabriele Calderoni. Dopo, sì. Prima giro su italiano. Massi. Ma è italiano, l'abbiamo detto più volte, è un tecnico che si fa parte di quel nuovo a cui faceva cenno Dionisi, Stefano. Italiano. Nuovo usato, cioè nuovo con esperienza? Allora, l'esperienza è relativa a campionati, diciamo, che insomma, è il primo di Serie A che sta facendo, per cui tutta questa esperienza no, però abbiamo intravisto delle ottime qualità, anche nella partita di questa sera. Oggi grande Spezia. Ti faccio la domanda, presentare italiano come allenatore della Fiorentina vuol dire che le ambizioni sono? È quello il problema, e sarebbe il problema anche per di proporre Dionisi. No, e dipende dal discorso che ha detto, dipende anche da quello che diceva Vittorio. Quando è arrivato Sacchi, è vero, però non è che è arrivato solo Sacchi. Esatto. Il lodo è lì. Perché un allenatore ti può far tutto lì, dare quel qualcosina in più, ma la base è la squadra. Cioè, alla fine della fiera in campo vanno i calciatori. Cioè, se a Guardiola gli dai i calciatori. Però l'allenatore te li può rovinare. Anche perché la scommessa poi diventa un fallimento. Però l'allenatore te li può rovinare. Quindi bisogna stare attenti. La scommessa può diventare un fallimento. Certo, è una lama a doppio taglio. Se non gli dai gli strumenti. Però la squadra la devi fare. Per questo ora noi prendiamo Vlahovic come punta dell'iceberg, ma oltre a lui ci sono altri giocatori sulla quale la Fiorentina dovrebbe fare una linea tecnica. Abbiamo citato Martinez Quarta, lo ricitiamo. Martinez Quarta. Castrovilli. Amrabat, perché hai speso, hai pagato, e Vlahovic. Fine. Tutto il resto è noia. Gabriele, io invoco calma e pazienza per Vlahovic. Un simpatico telespettatore mi ha detto che mi ha citato qualche dichiarazione, è vero, di qualche mese fa, quando dissi che Vlahovic, insomma, c'è stato un periodo che, no, poverino, non la metteva dentro. Stavamo commentando l'attualità, Vittorio. Sul lago Trasimeno. Cambiano. Quindi non dimentico quello che ho detto. Perciò vi dico calma, perché a Firenze, come in tutte le piazze, ci si innamora e ci si disamora personaggi. Certo. Perché quando ha segnato in Coppa Italia Montiel, siamo stati due settimane qui a sentire che bisognava giocarsi in tutti i modi. Prandelli non lo faceva giocare, eresia. Montiel. Ragazzi, calma, Montiel è un bimbo. Vlahovic è un bimbo. Ti ricordi Volski? Come no? Come non me lo ricordo? Un giornale cartaceo. Mi ricordo Rebic a Firenze, il nuovo Batistuta. Resta il fatto che Vlahovic è uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo. Esatto. Del 2000. È meglio lui o Haaland? Haaland. Chi è il miglior prospetto? Haaland. Perché ha fatto 3 gol al Benevento? No, ma in generale, ma anche come media gol. Non l'avresti detto 3 mesi fa, Massimiliano? Ma io, insomma, non su Vlahovic ho meglio sempre avuto Vlahovic o Haaland, abbastanza positivo. Haaland è più fisico, Bono. Haaland la riprova anche internazionale. No, lui ha già avuto. Oggi purtroppo ha già avuto riprova internazionale. Purtroppo c'è il Covid e quindi tante società. Oggi l'ha salvato il Borussia. Peccato c'è il Covid e quindi tante società non hanno soldi. Se no, sicuramente si sarebbe mosso. Oggi hanno pareggiato contro il Colonia e finita la partita. Era una iena. Perché questo pareggio, ho paura che costerà il posto per la Champions al Borussia. E quindi il Borussia è ancora dentro la Champions attuale, ma quella dopo non lo so se c'entra. E Haaland la Champions la vuol fare in tutti i modi. No, anche perché ad oggi c'ha il record per aver segnato 20 gol nel minor numero di partite giocate. Ma vi ricordate, ma già l'anno scorso, ma vi ricordate con l'Under 21? Ci sa 3 difensori della nostra Under 21 che ancora gli gira la testa quando incrociarono Haaland. Lui è forte. Agli europei. Mi stupisce che voi dotti del calcio internazionale guardiate ancora le partite dell'Under 21, che sono una cosa, era la fase finale, che sono una cosa raccapricciante. E ci ha fatto scoprire però Haaland per vedere queste cose. Vittorio, si scopre ogni tanto, si intravede qualcosa dell'Under 21. Ancora dell'Under 21. Nessuno lo conosceva. Prima di leggere, insomma, la domanda per Gabri, Giorgio, un piccolo inciso su italiano.
perché secondo me mai come in questo tipo di scommesse, tra virgolette, è veritiera la frase di Michel Isner sul campo, che è Cassazione. Perché io ricordo, avevo un po' di anni in meno, però ricordo su Montella ero molto scettico, e secondo me è una situazione molto paragonabile a quella lì, potrebbe essere una situazione molto paragonabile al primo Montella più che al primo Prandelli, perché il primo Prandelli era stato a Parma, stato a Roma. Puoi cortesemente ricordarti che squadra aveva il primo Montella? Tanta roba. È vero Giorgio, però io francamente non conoscevo tanti calci, cioè Savic per me non era nessuno. No. Giocava con Tomovic in difesa. Mi oppongo. Savic, a sinistra Tomovic. Giocava Pasquale, che comunque veniva da una stagione che non è che aveva fatto benissimo. Giorgio, mi oppongo. Bizarro, mi oppongo perché Montella si chiamava Montella, italiano, si chiama italiano. Italiano. Avete già capito dove voglio arrivare. Italiano giocava nell'Hellas Verona. Montella gli doveva andare lo stipendio, l'avevano messo a fare gli allievi della Roma. Alla Roma. E quindi si chiamava Montella, cavolo Montella, il feldmaresciallo Rommel. Italiano è il miglior allenatore in questo momento, il miglior prospetto del campionato di Serie A. Montella ha vissuto di luce e riflessa, capito? Vittorio, lo però si è avuto sommessamente. Vittorio, lo dico sommessamente in silenzio, di Montella, Pirlo. Lascia perdere. Te lo dico sommessamente. Lascia perdere. La Juventus è senza allenatore. E se ne accorgerà a maggio quando non mette in bacheca niente. No, avrà vinto lo scudetto. Beh, no. Registrate questa mia dichiarazione. Giorgio, la domanda per il nostro Gabriele: non pensi che confermare Pradè non sia un altro errore di commisso? Vuol dire non capire nulla dai propri errori. Non è detto che sia confermato Pradè. Non sappiamo niente. Non sono vere. Però se così fosse, c'è un problema. Il problema è che Pradè, bisogna dire che le ultime campagne acquiste, soprattutto il reparto offensivo, ha fatto male. Che ha scelto Pedro e non è andata bene. Ha scelto Cutrone per riparare all'errore e non è andata bene. Ha scelto Kwame e fino ad oggi non è andata bene. Quindi, insomma, poi il caso Callejon qualcuno ce lo dovrà spiegare prima o poi. Ah no, è vero. No. Scusa, hai ragione. L'ha spiegato ma non l'ha spiegato. No, esatto. È stato spiegato ma non è stato spiegato. Quindi anche non è stato spiegato in forma ufficiale. Cioè, un calciatore prende 2 milioni e 200 mila euro alla Fiorentina, quindi è uno dei più pagati, e sta in panchina e non gioca mai, qualcuno ce lo dovrà spiegare. E quindi sì, obiettivamente potrebbe essere un errore. Certo è. È tanto semplice. Non sta retto in piedi. Poverino. Vittorio, ha avuto il Covid, non sta bene. Beh, questo per salutare i negazionisti del coronavirus, anche in questo studio mi duole dirlo, ma siamo io amici, non, quindi non lo, so posso dire. Ecco, lo posso dire. Calleone non sta bene, si vede. Non è il Calleone, anche se l'anagrafe conta anche per poi lui, c'è l'anagrafe. Ma non è il Calleone anche al 40%. 50% del Napoli. Sì, anche su questa cosa dei giocatori che hanno preso il Covid c'è da studiare, perché è successo a Pulgar. L'ha preso Pulgar, l'ha preso Dybala, però l'hanno preso tanti che non sono passati via senza problemi. Però lo stesso Ronaldo. Tra l'altro oggi in conferenza stampa Cesare Prandelli, a domanda specifica, ha voluto chiarire la notizia degli scontri con Biraghi e Amrabat, no Gabriele? Sì, esatto Giorgio, è stato chiesto proprio questo specificatamente al tecnico Viola, lui ha di fatto smentito tutto quel che c'era da smentire, non c'è stato niente di tutto ciò, niente... di grave, ecco, questo lo ha rimarcato ancora una volta, quindi insomma quel che era stato detto e scritto dal Corriere Fiorentino stamani su un possibile scontro dopo Fiorentina-Spezia tra lo stesso Cesare Prandelli e Sofyan Amrabat è stato di fatto smentito, ecco, dal tecnico. Questo secondo me è un pregio di Cesare Prandelli, se mi posso. Prego. Il fatto di aver gestito secondo me bene un gruppo esplosivo come è stata e forse come lo è ancora la Fiorentina. Bravo. Perché lui è stato molto bravo a dire: attenzione, io vi do dei segnali in campo perché sono tutti in discussione. Quando Essariche ha cominciato a entrare in campo all'inizio della gestione Prandelli è un segnale forte. Anche Saporano. Sì, sì. Allora mi piace quello che ha detto Vittorio, infatti me l'ero appuntato. Perché quando si parla del futuro della Fiorentina, io faccio questa considerazione. Questo gruppo, perché tu devi partire da un gruppo, e Gabriele citava tutta una serie di giocatori, benissimo. Perché comunque anche i progetti, io penso a quello della Juventus, che arrivò settimo quel gruppo lì, poi l'anno dopo prese Conte, che faceva parte di quel nuovo sicuro, ma ovviamente fu lo stesso gruppo che era arrivato settimo con un paio di inserimenti giusti, quelli di Pirlo, di Vidal, eccetera.
questo gruppo della Fiorentina, e vado dietro a quello che ha detto Vittorio, nolenti o volenti comunque, al di là delle capacità personali di questo allenatore, ha fatto fuori Montella, ha fatto fuori Iachini e in parte stava provando a fare fuori anche Prandelli. Bravo, bravo. Perché Prandelli che dice, Prandelli che dice, sono stanco. Riflettendo in questa ora di trasmissione, ho la vaga sensazione che questa stanchezza sia dipesa proprio dal lavoro che citava anche Vittorio. Allora, in chiave futura, pensando ad una Fiorentina. Però lì manca la società, lì manca la società, perché non l'ha protetta. Ma per carità, la società latita è tutto sulle spalle dell'allenatore, Gabriele. Però qui, e allora, progetto, benissimo, confermiamo una buona parte del gruppo, quei giocatori che abbiamo detto, che sono utili, però il nuovo sicuro. Però attenzione, capiamo bene cosa succede, perché se davvero questo gruppo ha bisogno di certe misure, allora prendiamoci un altro anno particolare, però con qualcuno che sa già usare il bastone e quello che ha detto Vittorio l'ha detto, e anche la carota, spiegato. Capito? E anche certo, la carota. E lui l'ha fatto perché ha visto Essien, insomma. Perciò alla c'era chi si è alzato dallo studio quando ha sentito Essien titolare, sì, esatto. Lo ricordo. Alla Borsa di Milano le quotazioni di Cesare Prandelli sono in rialzo per l'anno prossimo. Il discorso te la lancio così. Questa è la notizia che avevi di mercato? Sì. No, ce ne sono due, la prima te l'ho detta adesso. Rialzo per te le quotazioni di Prandelli. Sì. Come allenatore, non come dirigente. Come allenatore. Come allenatore. E l'altra notizia? L'altra notiziola è che tornerà in Italia, perché l'ho detto lui, quindi la fonte è credibile al 100%, Emerson Palmieri. Che tu sai gioca non moltissimo nel Chelsea, cioè, in questo momento. Fa gol nell'ultimo turno. Sì, ma non gioca moltissimo, è un po' chi lo vuole? Intermittenza. E c'è una sorta di braccio di ferro fra Inter e Juventus. E Juve, sì, risulta anche a me. Questo è questo. Sì. Volevo solo darti questa da notizia. Da Torino arriva. Che è emersa in serata questa. E lui ha detto tutte che due tornerà le squadre in bisogna d'un laterale sinistro, per cui. Allora, dato per scontato che la Juventus i soldi ce l'ha e l'Inter no, come compra? Ce l'ha l'Inter? La Juve? Ce l'ha. Ma quantomeno può andare a bussare alla cassaforte Exor io sono un pochino proprio per quello ma quanti lacci puoi vendere quest'anno sul mercato? Sì. Di quanti contratti ti puoi alleggerire? Le plusvalenze ce le fanno ancora, certo, a discapito di risultati. Venderai però è Cristiano vero. Ronaldo ci faranno le plusvalenze, venderai Ramsey, Ronaldo, vendi Ramsey, vendi Rabiot, con le plusvalenze a discapito di risultati, però sì, è vero. Allora, che c'è? No, ci stavamo chiedendo, anzi me lo chiedevo io, l'ho chiesto a Gabriele, la posizione di Mandzukic era svincolato, giusto? Sì, sì. Sì, è venuto okay. È arrivato a zero, piglia uno stonfo di soldi anche lui, anche per l'anno prossimo. E ha firmato un contratto per? 18 mesi, 18. I 6 di quest'anno più quello dell'anno prossimo, okay. Sperando che si aggiusti, perché se continua ad essere beh, sai, sempre fuori. Perché Pioli si ricordi di lui. No, questo è rotto, sempre rotto. Lui l'avrebbe ora, usato, ora lo sta bene. E ora gli faceva anche comodo. Meno male che è fuori anche per domani. Sì. Meno male esatto. Che è fuori a conferma di quello che dicevamo in studio: il mercato di gennaio è utile per chi è dietro. Davanti la è storia insegna che non cambia nulla. Sì, ma se fai la Fiorentina. Sì, no, appunto dietro la dovevi far bene. Ecco. Come siete viperosi. Ma tra l'altro Giorgio, insomma, ti abbiamo lanciato delle sì, io sono qua che avrebbero suggerito, cioè suggerito, ci hanno scritto su un messaggio precedentemente che Pellè sarebbe stato visto anche chi? Il gol Pellè. Graziano Pellè. Visto il gol che ha fatto, oggi, insomma, se sarebbe stato un calciatore utile come per come siamo fatti noi. Ora si parla di Pellè perché ha fatto una cosa lasciata ieri. Solo l'abbiamo mandato in Cina e nell'estremo oriente da disperati. Sì, non solo, ma se lo ricorda più. Ha fatto quasi lo stesso percorso di Kakorin, è arrivato un po' prima, però è stato fuori fino prima di andare in pubblicità. Scusate, ma il Parma che sta facendo? Sta retrocedendo in Serie B. Sta retrocedendo in no, e Pellè non ha mai giocato finora, per cui era perso come Kakorin. Mi sconfigura questo discorso. Se io fossi un presidente, no? Rocco Commissione Fattispecie, e dovessi fare, visto lui usa questi termini esterofili, all in, cioè posizionare tutte le fisce sul tavolo, ecco, allora se io dovessi prendere allenatore e direttore sportivo, il nuovo che avanza prenderei Toni D'Amico dell'Hellas Verona come direttore sportivo e Juric come allenatore. La pubblicità e poi torniamo. Signora, le serve una mano per la spesa? Ma io già chi mi dà una mano? Coffee!
In tutti i negozi Coop Fi, oltre 800 prodotti a prezzi ribassati. Sia marchio Coop che grandi marche come Müller, Findus, Mulino Bianco, De Cecco, San Benedetto. Dal 18 febbraio al 3 maggio vieni da Coop Fi e scopri tutti i prodotti a prezzi ribassati. Una mano concreta per la tua spesa. Coop Fi. Fidarsi conviene. Da Euronics c'è il sottocosto. Lenovo Ideapad 3, ultraleggero per la massima portabilità a 699 euro. Xiaomi Mi 10T Pro 5G con camera da 108 megapixel a 499 euro. Anche online, sottocosto Euronics. Vuoi vendere il tuo immobile in tutta sicurezza? Scegli l'esperienza e la professionalità dei nostri agenti. Ti accompagneremo in ogni fase, offrendoti tutto il supporto necessario. Mediatori Group, la scelta giusta per la tua casa. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili, offerte imperdibili tutti i mesi, pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi. Spedizioni in tutta Italia. L'azienda agricola Le Pescine alleva galline e produce uova fresche da oltre 30 anni. Uova prodotte da allevamento a terra, all'aperto, per avere la bontà in tavola ogni giorno. Nello splendido territorio di Poppi, azienda agricola Le Pescine, l'uovo del Casentino. Nel distretto del tessile di Prato, la Tessitura Italia produce tessuti cardati e pettinati, lavorazioni con filati particolari e molto diversi tra loro, dall'impiego di filati di lana al mistolana, dalla viscosa al lino, dalle fibre sintetiche a quelle più innovative. L'impegno nel lavoro etico e sostenibile incontra le richieste di un mercato italiano sempre più consapevole e attento. Tessitura Italia. Intrecciamo una collaborazione. L'impresa edile Barni Romano effettua anche noleggio di attrezzature per l'edilizia in tutta la Toscana, con operatore abilitato o senza, e sempre con assistenza in cantiere. Tutte le macchine sono all'avanguardia, nuove o con solo pochi anni di vita. Massima disponibilità di orario. Impresa edile Barni Romano, via di Calenzano 17, Sesto Fiorentino. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. L'Aia di Piero a Castelnuovo Carfagnana ricerca e vende prodotti tipici con la possibilità di spuntini di alta qualità, proponendovi piatti della tradizione carfagnina a base di funghi, formenton otto file, farro, salumi, pane di patate e la nostra selezione di formaggi. Se sei in Carfagnana, fermati all'Aia di Piero, potrai sederti e degustare le nostre specialità gastronomiche. Gabriele Taverni, un po' di roba da casa, vai. Sì, abbiamo tantissimi messaggi da casa. Il terminale offensivo, ci scrivono il determinante, non c'è dubbio, ma anche un bel regista classico lo sarebbe altrettanto. Quello, se vogliamo, è un altro ragionamento, perché quello sta un po' sparendo forse in realtà negli ultimi anni. Da quando ci sono stati gli allenatori che hanno introdotto il concetto dell'atletica nel calcio, dove è più importante correre che fare uno stop. È finito il playmaker. Vai. Poi non solo, ancora un messaggio a Marcord, non solo Gonzalo Rodriguez, Rossi e Borca, c'erano anche Pizarro, Quadrado e Joaquín. L'abbiamo detto, infatti, ci ricordano, insomma. Joaquín arrivò dopo quella squadretta. Poi ancora, se l'anno, ci scrive Marco Forza Viola, se l'anno prossimo arrivasse Luka Jovic con Vlahovic, paradossalmente si potrebbe continuare con il 3-5-2. Vabbè. Caro Marco, Ultimate Team, sapete cosa costa Luka Jovic? Magari. Un'ira di Dio. Tanta roba. Basta, dico, magari. Basta saperlo, voglio dire. Ma soldi. Sì, poi c'è anche gli ingaggi, infatti riflettevo anche sulla Juve, sì, parametrizzare, però bisogna vedere chi dà gli ingaggi. Da pagare l'ingaggio, certo. Trend Defy la Juve.
Sì, ma per chi lo piglia Ramsey, chi gliene dà questi soldi? Allora Ramsey, ho visto c'è un accordo, l'ha fatto con l'Aston Villa, però purtroppo ho visto che non era il Ramsey, era un suo omonimo. Era un altro. Tutto Ramsey e l'Aston Villa, ho detto è pazzesco. Finalmente Ramsey, no, niente. Allora, stasera, visto che Gabriele Calderona ama il fotoquizzone, ho chiesto gentilmente a Stefano Borghi di anticipare l'appuntamento. È un fotoquizzone un po' particolare stasera, perché non ci sono giocatori che compiono gli anni, per cui non riusciamo a partire da loro, però ci sono dei dirigenti, dirigenti del presente. Gabriele Taverni, che vivi 24... Ho capito chi è. Sì. Gio Barone. Quando? Oggi. Quanti? Non lo so. Male. E l'altro? Angeloni? Ma nemmeno, oggi? Ne abbiamo parlato per tutta sera. Pradè? Sì. No. Ieri. Pradè, ieri. Sì. Quanti? Boh, Pradè, non lo so. Pradè, 55. Anzi, Pradè, 52. 4. 4. Ho detto 55. È giovanissimo. Aspetta, a me è giovanissimo. E Gio Barone? Giù di lì? 55. Quindi... Perfetto. Beh, così, no? Auguri. Domani ci darà il regalo. Roma, 19 marzo 67, Pradè, Barone, Pozzallo. Sì. 21 marzo 66. Magari è l'occasione per... Ma domani in tribuna stampa ci danno la torta? Non lo so, non me ne frega nulla, ci andate voi, io no. Sicuro ti danno... Allora, non ci sono giocatori di Fiorentina che oggi fanno gli anni, però ce n'è uno che domani, che il 20 marzo... Comincia la primavera, tra l'altro, non sembra perché fa un freddo cane, ma c'è la primavera, festeggia 30 anni e che indirettamente c'entra con la Fiorentina. Chi è? Mattia Destro? Bravo! Destro. Davvero? Bravo, maglia Mattia Inter. Destro, maglia giovanili Inter, due scudetti, giovanissimi allievi e un Viareggio nel 2008, insieme a lui a dimostrare che quell'annata, visto che anche la carriera di Mattia Destro non è brillantissima, due che si sono persi, Davide Santone e Mario Balotelli, per cui... era quell'Inter Esposito. Che ha vinto a Viareggio con Vincenzo Esposito. Corretto. È stato allenatore del Prato. E parte di quel Viareggio sarebbe poi dovuto arrivare a Prato in un famoso accordo che poi... Lo sai cosa... Ti posso raccontare un aneddoto che mi disse Vincenzo Esposito a proposito di Balotelli? Si sono alla Pinetina, allenamenti, primavera da una parte, prima squadra dell'altra, cioè Roberto Mancini. E Roberto Mancini va da Vincenzo Esposito e gli dice: senti, mi servono un po' di giocatori, mi dai Mario Balotelli? E Mario Balotelli va di là. Poi a un certo punto pausa della partitella dell'Inter, prima squadra, Balotelli ritorna da Vincenzo Esposito e gli dice: mister, ma lo sa che questi sono proprio scarsi, eh? Sì. Alla Cassano mi viene in mente uno che arriva negli spogliatoi dell'Inter con l'inno del Milan a palla ti puoi aspettare solo questo. Ma non era questa la domanda Destro. Però Mattia Destro c'entra. Perché? Mattia Destro mo dov'è? È al Bologna. No, al Genoa. Non è mai stato un calciatore della Fiorentina, corretto? No, è corretto, no. Sì. Però spesso e volentieri... Ci ha segnato, alla spesso e volentieri è stato detto alla Fiorentina interessa Destro per risolvere il problema del gol. Tu dici, hai segnato spesso e volentieri, hai segnato due gol contro Fiorentina. Uno con la maglia del Milan. E ti dico, si vinse 2-1 con gol di Joaquin di testa a pochi minuti dalla fine. Il Milan vinceva 1-0, tiro di Bonaventura, deviazione di Destro. Ero in tribuna stampa. Il pareggio lo fece un difensore, Basanta forse, o Gonzalo Rodriguez, uno dei due. Gonzalo. Bravo. C'ero, operai, mi ricordo. Hai visto che la prima domanda l'hai fatta tutta a te senza neanche fartela? Perché l'altro, allora ti giro la domanda. Qual è fu l'altro gol segnato da destra alla Fiorentina, dopo questo che hai detto? Un Roma-Fiorentina sicuramente, mi sembra. Ti ho detto la Roma. Bravo, bravi, bravi. Detto la Roma, sì, 8 dicembre. In Coppa, in Europa League? Era una maglia della Roma, in un Roma-Fiorentina. 1-0 o 2-0. Però quel gol che tu dici venne fatto proprio il 16 marzo, per cui in questo periodo. Me lo ricordo benissimo perché è stata la prima volta che sono andato in tribuna stampa. Sempre a proposito di Milan, che domani arriva a Firenze e di quel Fiorentina-Milan di cui vi ricordate tutto. Nelle file del Milan c'erano tre ex futuri Viola. Bonaventura te l'ho già detto. Sì. Ex futuri Viola. Cioè giocatori che avevano la maglia del Milan e che poi dopo avrebbero messo quella della Fiorentina. Una punta e un esterno, vi aiuto. No, aspetta, ci devo arrivare. Erano in panchina,
erano in panchina. Vabbè, Bonaventura, ok. Una punta che qui a Firenze ha fatto discretamente bene. Pazzini? Anche... Bravo, Vittorio. Gianpaolo Pazzini era in panchina. Ma per, c'era stato prima, però. Io ti ho detto, i futuri ex. Sì. Ah, in quel senso. E un altro esterno che ha giocato un anno solo male, passando alla... esterno di difesa? Ad attacco. Passando alla storia per episodi extracalcio legati al ritiro. Più di così, vi dico anche il nome. Cerci. Bravo. Già, Alessio Cerci. Bravo. La notte bravo, della pernice. Bravi. Già. Ancora Juventus e ancora Milan. Juventus? No. Ancora Milan perché arriva il Milan. Tra Juventus, Inter e Milan, Ibrahimovic, con le maglie di queste tre squadre, quanti gol ha segnato la Fiorentina? Allora, uno in un Milan-Fiorentina, me lo ricordo benissimo, che lui nell'esultare si fece male anche al braccio, che fece col tipo di mezza rovesciata, una roba brutta. Due col Milan. Che uno partì in contropiede. Una punizione a San Siro con l'Inter, la ricordo... Sì, ma voglio sapere quanti ne ha fatti in tutto. Due col Milan e secondo me basta. No. Di più? No, la Juventus uno lo ricordo sicuramente. Sei, Giorgio, dico sei io. Di più? Ma quanto ne ha fatto? Ah, aspetta, no, con l'Inter me lo ricordo anche in Coppa Italia. È doppia cifra lui, eh. Otto. Ma con l'Inter me lo ricordo in Coppa Italia, sì. Ne ha fatti quattro con l'Inter. Due col Milan e due con la Juve. Stefano, ti ricordi? No. Se ti dico Fiorentina-Juve 3-3, ti dice 2005-2006, c'era Brandelli. 2005. C'era gol Pazzini. Quei campionati sono stati cancellati. Ah, benissimo. Facile questa. Non c'è problema. Gli piace vincere facile a Stefano Chini. Quindi riconosci che quei due che sono scritti in modo illecito all'Allianz Stadium andrebbero tolti. Addio. Ma sai, la proprietà fa quello che vuole. Andrebbero tolti. Mi attengo così, però, come mi attengo al fatto che tutti gli altri scudetti sono regolari. No, via, levare. Qui chiamo in bazzica Vittorio Betti. Mattia Destro è nato ad Ascoli. Sì. Perché? Era in vacanza sui genitori. Io lo so questa. Io mi ricordo che babbo era nato ad Ascoli, che è venuto a figlio d'arte. Giocava. E il padre giocava nell'Ascoli. Era un figlio d'arte. Il babbo, Flavio Destro, che qui vediamo. Terzino. Bravissimo. Ma scusa, ma non era quello che allenava anche l'Ascoli? Ha fatto anche l'allenatore. Poi sì. Infatti venne a Prato. Però ha fatto anche l'allenatore. Ancora, da giro a qualche parte. Flavio Destro ha fatto proprio il terzino destro dell'Ascoli. Ma ha una particolarità. Nell'82-83, nell'82-83, ha militato anche dove e insieme a chi? Gabriele Calderone. Flavio Destro? Insieme a Prandelli? No. Insieme a Pioli? No. Allora, dove? 82 e 83. Sono 40 anni fa. È l'anno dopo il meglio secondo Se dell'Adi. Se lo chiedo a te, ci deve essere un motivo. Alla Rondinella. Bravo. Eh sì. Bravo. È vero. È stato nella Rondinella Mazzocchi insieme a chi? 82-83, uno... la Rondinella era in C1. Ancilotti e Palazzo. No. Sergio Domini? Purtroppo, come? Domini? Bravissimo. L'altro? Guido Magherini. Bravissimo, hai già capito. Sì. Che è anche un ex, peraltro, di Fiorentina e Milan. Brondi? Un altro. Quella squadra lì. Però scusami, posso fare un'integrazione? Magherini. È vero. Siccome l'anno fu l'escalation della Rondinella che arrivò a giocarsi la Serie B ai tempi del Bologna che aveva Sauro, Frutti, centravanti. L'anno dopo? Sì, dopo, certo. L'anno dopo. E il Prato che giocava con Chiodi. 83-84. 83-84, il Prato retrocesse. Quel campionato lì, scusami, Vittorio, era 82-83. I due attaccanti titolari erano Ancillotti e Palazzo. Questi erano i due bomber di quella rondinella lì. Scusami. Dell'82-83? Sì, certo. Mi dice Stefano Borgi che ci sono almeno altri quattro nomi importanti da fare tra questi ex. Sebastiano Rossi non c'è, però sempre nell'82-83 della Rondinella? Sì, vabbè, ex che sono stati detto. Più o meno ex prima, dopo, che comunque poi sono stati coinvolti anche nella vita. C'era Ugo Poggi? No. Uno che ha fatto nascere un coro di curva per le punizioni. Fratello che poi ha fatto l'allenatore, è stato allenare anche a Pisa.
Chioma bionda, fluente, centrocampista. Closa? Nappi. No, bionda, fluente, centrocampista. Centrocampista bionda. Barba. Girava sempre con un eschimo qui a... Pagliari. Tino Pagliari. Un altro portiere. Zinetti. Bravissimo. Sì, sì, Alessandrelli. Alessandrelli. Giustissimo. Una cosa che mi raccontò Merlo, che allenò la Rondinella qualche anno dopo. Sì. Merlo, eravamo a cena, disse, qualcuno gli disse, Merlo, stagione sfortunata, un po' la tua, però dovresti dire a tutti che quell'anno lì hai scoperto Sebastiano Rossi. Sì, capirai che scoperta, pesava 150 kg Alessandrelli e che scoperta. C'è ancora un allenatore che ha fatto il settore giovanile della Fiorentina dal 98 al 2002, che è in quella rondinella. Fattori, no. No. Nomone. Ha bazzicato Baroni qui a giro. No. Renzo? L'allenatore? Melani. Renzo Melani. Renzo Melani. Sì, aveva vinto il giocatore. E poi andò alla Livorno e poi Lucchese. Era la rondinella di Renzo Melani. Era la rondinella di Renzo Melani, che poi andò a Livorno. Me ne manca ancora uno. Andò a Livorno e poi Lucca. Che direi, vado a memoria, direi un difensore. Marco? Ma chi era? Quello del Monza? Quello che comprarono dal Monza. Onestamente non lo so, è un libero. Ha un cognome che ricorda il nome. Marchi. Bravo. Marchi. Ti sei sforzato tanto per arrivare a rispondere. Ex Viola. Erano tutti ex. Terzino stopper. Hai visto Stefano Borgi? Sei riuscito un po' a mettere le difficoltà. Sera però la palma del migliore va a Gabriele Calderone e Vittorio Betti. A prescindere, perché sennò Borgi io vengo a casa, ti vengo a cercare. Ex-eco. Non era facile, eh? No, però... Obiettivamente vedi... Io fare uno sforzo. Casa perché facevo le radiocronache per una radio che, bontà sua, è ancora viva. Esiste ancora. Era Antenna Radio S di Siena e facevamo tutto il calcio minuto per minuto con la Serie C e quindi... Eri al bozzi. Mi ricordavo tutto perché... ti ho citato Sauro Frutti che l'anno dopo fu... Sì, però voglio anche ricordare la rondinella, sfiorò la Serie B perché ha un record questa rondinella, chiudo, e che il Bologna andò in Serie B, quella andò in Serie B il Bologna, ma la rondinella vinse a Firenze al Franchi e vinse a Bologna. E te ne dico anche un'altra, vinse anche in Coppa Italia. Cioè, l'Amplen, con il Bologna fece l'Amplen. Cioè, il Bologna vinse a Prato, un gol di Frutti. Al 90esimo. Il Prato perse 4-1. Saurino Frutti. Sì. Cioè, di quelle sfide trovate ancora i video su YouTube. Pensa che Pinuccio ha fatto rondinella, non mi ha detto stampa. Purtroppo io c'ero. Troppo noi ci siamo. Capito? Io ragazzi non c'ero. Scusa, il gol di Frutti me lo ricordo ancora. Fatto cantare il nuovo inno della rondinella. Come? Non te l'avevo fatto sentire un pezzetto. Io non me lo ricordo. Vabbè, no, ma anche quella rondinella dell'83-84 ho visto tante volte. Due sabati fa, che figurati, non mi ricordo cosa ho fatto stamattina a colazione, vuoi che mi ricordi due sabati fa? Sono rincoglionito. Rondinella che trasmettiamo. Pensa come sono vecchio. Io la mia prima telecronaca l'ho fatta al Galluzzo, quando nella rondinella capitano era Pino Vitale. Vedi un po'. E cos'era? Rondinella Mita si chiamava? Perché sì, ci aveva lo sponsor, era una delle prime cose rondinella. E giocavano in uno dei campi sussidiari del Galluzzo. Vorrei che voi guardaste attentamente le espressioni di Taverni e di Calderone che ci stiano guardando se fossimo quattro marziani paracadutati nello studio. Ma questi chi sono? Per tre anni abbiamo trasmesso anche le partite della Rondinella quando ritornò in C2 per non dirvi, e l'anno di Tavano era. Per non dirvi quello che penseranno Ciccio i giovani a casa dicendo ma questi da dove escono? La naftalina e Tabeta in confronto è una puzzetta. No, però è così. C'era Barzagli, io ho commentato. La carrozzeria è bella, ma il motore ha fatto chilometri. Le tracce. Barzagli l'ho commentato io, qui. Quando era la rondinella, il doppio ex che è sfuggito a Stefano della rondinella e del Milan era Sebarossi, che era l'unico. Rondinella e Fiorentina, non del Milan. Ho capito, vabbè. Non c'entra, non puoi correggere Stefano Borghi. No, lo so, ma Stefano lo voglio è incorreggibile. È incorreggibile. Non lo voglio correggere, però lo voglio stimolare affinché incidi ancora più spesso la rondinella. Sì, sempre più spesso. Domini, Calonaci e De Ponti. Domini te l'ho nominato. Di quei gol. Domini della vittoria di Bologna. Gil De Ponti. Sergio Domini te l'ho nominato.
Cosa faceva Gilde Ponti sotto il borgo a Bologna? Ve lo diremo cosa sopra. Cosa portava a giro? La gallina la portava. Anche lui la gallina come Gigi Meroni. Sì. Chiuso, punto, parete. Vai, torniamo all'attualità. Facci poi uscire. C'era Cerci che passeggiava con il gatto e il collare. Bene, detto allora, ciò, l'Henri di Valmontone che ora è Arezzo e non riesce ancora ad andare benissimissimissimissimissimo. Anche lui ha avuto qualche problemino, però l'Arezzo avrebbe fatto un gran colpo se Alessio fosse riuscito a essere ancora un pochino... Come ai tempi del Pisa. Ma lì c'era Ventura. Ha premesso Giorgio che ai numeri si può credere o non credere. Però insomma parto da questo dato, che è un dato comunque chiaro, che identifica che la Fiorentina ha aumentato i giri del motore rispetto a qualche mese fa, quindi sta meglio fisicamente. È un dato insomma che non può essere criticato, perché fino a due mesi fa la Fiorentina aveva una media di 104 km percorsi in media di tutta la squadra, adesso siamo a 107, quindi ha aumentato diciamo di 3 km in una partita, un altro punto a favore di Cesare Prandelli. Il Milan ce l'hai? Il Milan ce l'ho, è a 108,1, pensate la Fiorentina a 107,6, quindi era? Bene o male, Milan non ricordo dove era qualche mese fa, bisognerebbe ricercare. Che sarebbe interessante vedere se nella salita della Fiorentina corrisponde una discesa del Milan. Allora, Giorgio, sicuramente prima è l'Inter, prima era e prima è rimasta a 113. Dai, infatti 113 l'Inter è prima delle classifiche di media, infatti seconda è la Lazio con 112, terzo è il Napoli con 112 sempre. Quindi insomma questa più o meno è le squadre che corrono di più. Ma alla fine il giochino è buttarla dentro quei pali bianchi. Fino è tutto lì. Pure quanto ti pare, ma se non la butti lì dentro. Sì, però se corri. Sì, c'è più probabilità che tu la butti lì dentro. Ma non è una corsa campestre. Vedi Benevento. No, ma io sposo anche la teoria di Gabriele, perché se vedo questa classifica, il Parma è quinto con 110 km. Quindi corre a vuoto. Quindi, l'Atalanta? L'Atalanta è sesta, 109, poco dopo. Corre meglio. Corre meglio. Corre meno, ma corre meglio. Ma corre meglio. Corre meglio, sì. Ma corre il pallone. Il pallone non suda. Poco da fare. Vediamo di rimetterci in pari, caro Massimo Brigato. Eravamo usciti nei blocchi precedenti di pubblicità. Vediamo se, andando in pubblicità, adesso rimettiamo in pari le cose. Ci avviciniamo all'ultimo slot di trasmissione, all'interno del quale troverete il focus di Gabriele Taverni, se non ho fatto male i conti, poi comunque Massimo mi specifica. Su questa parte finale di giornata per quello che riguarda lo scudetto, soprattutto perché gli incontri di domani sera, soprattutto domani sera Fiorentina-Milan e Napoli-Roma, sono quelli che maggiormente rivestono interesse, però cercheremo di interessarci, farci i fatti degli altri subito dopo la pubblicità. Grazie Massimo. Signora, le serve una mano per la spesa? Ma io ho già chi mi dà una mano! Coop Fee! In tutti i negozi Coop Fee, oltre 800 prodotti a prezzi ribassati. Sia marchio Coop che grandi marche come Müller, Findus, Mulino Bianco, De Cecco, San Benedetto. Dal 18 febbraio al 3 maggio, vieni da Coop Fee e scopri tutti i prodotti a prezzi ribassati. Una mano concreta per la tua spesa. Coop Fee. Fidarsi conviene! Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni.
Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Benvenuti da Carini. Cosa realizziamo? Porte da garage di alta qualità. Carini è sicurezza e comfort nel tuo spazio abitativo. E questo è tutto? No, non è tutto. Studiamo per te la soluzione migliore per le tue esigenze. Seguitemi! Il nostro team è fatto di persone. Progettisti, costruttori e montatori dei quali ci prendiamo cura. La misura dei nostri prodotti sei tu. Eh già. Ma vuoi sapere cosa ci rende così speciali? Noi siamo qui a Monte San Savino, nel cuore della Toscana, magari a un passo da te, ma lavoriamo in tutta Italia. Precisi, veloci e raggiungibili. Benvenuti nella nostra grande famiglia. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Suo nipote faceva ginnastica. Allora, siamo qua per capire in questo rush finale di trasmissione. Parto da Stefano Chini perché è il più direttamente coinvolto. Se Massimo Brigato ha la cortesia di girarci la classifica della Serie A, domani come cambiano i rapporti di forza, se cambiano? No, io credo che... Il Milan va a? Milan va a Firenze. Sì, e a quanti punti va domani sera? C'è il sorpasso? 57, dai. Va 57. 57. La Juventus va a 58. È l'unico risultato che può fare. L'Atalanta va a? L'Atalanta, perdonatemi, gioca con... Mi pare che giochi... 60. Eccola. Con... Dico io. Il Verona. Col Verona. A Verona. All'ora di pranzo. 12:30. Non ha sempre fallito dopo le gare di Champions. Gli dai un punto? Meno. Ma diamogli 3 punti, dai, alla Atalanta. Ah, meno male che ha fallito dopo le gare di Champions. No, è per la legge dei grandi numeri, dai. Però dopo le gare di Champions l'aveva fatte sempre allora, bene. Allora, gli diamo 55 punti. Guarda, sì. In questo momento per la classifica di Stefano Chini siamo Juventus 58, Milan 57, Atalanta 55. Sì. Roma-Napoli? Vince la Roma. 53, ciao all'Europa del Napoli. Sì. Speranziella-Lazio, se... Metti la corsa sul Napoli, Vittorio. Sì, ma domani ha una partita mica tanto facile, la Lazio. Intanto gioca in trasferta a Genova con la Sampdoria. Partituccia. Perché sì, la Sampdoria viene da un paio di figuracce brutte, quindi magari... E perché Claudio Pieri è un vecchio cuore giallorosso. Mi correggo, sbagliato, gioca Udine. Allora, è difficile lo stesso. È comunque difficile uguale. Massimiliano, concordi con la classifica di Stefano? Sì, sì. Uguali, pari, non conto chi non... Ma non sono tanto convinto dell'Atalanta. Fiorentina-Milan pareggia? Io sono per il sorpasso della Juventus nei confronti del Milan. O pareggio o sconfitta del Milan domani. Sì. Massimiliano Martini, no, guardo in camera perché voglio parlare con il nostro regista di là. È Massimiliano Martini che parla, Ha parlato prima Stefano Chini, sia ben chiaro al mondo. Bene? Bene. Gabri, concordi? Ma guarda, contrariamente a quello che di solito penso e dico della Fiorentina, io credo che il Milan domani batta il Muso. Il Milan domani? Batte il Muso. Quindi o vittoria o pareggio della Fiorentina. No, solo vittoria. Solo vittoria. Secondo me sì. E quindi io Gabriele credo... Calderon l'ha detto. Io credo che c'è il sorpasso domani della Juventus sul Milan, anche perché... E ricordiamo che la Juventus ha una partita in meno. Sì. E io continuo a dire, vabbè, anche l'Inter a questo punto, perché deve recuperare. Sì, ma nei confronti del Milan. Sì, certo. Comunque continuo a dire che la Juventus, secondo me, ce la può fare. E guardando le altre, secondo me la squadra che... Roma-Napoli? Roma-Napoli, anch'io vedo più la Roma rispetto al Napoli, ma non perché mi faccio influenzare dalla partita vinta
in Europa League, ma dal trend dei giallorossi che nelle ultime partite credo che abbia subito un gol nelle ultime sette, quindi non prende gol mai. Col Milan ha perso in casa. Come? Col Milan ha perso in casa. E vabbè, ma una rondine non fa primavera. Io credo che la Roma è una squadra solida, che ha un'idea, il Napoli lo vedo un po' scricchiolante, un po' in decadenza. Vito? Parto dalla fine. Sì. Secondo me il Napoli domani vince a Roma, ma non lo dico per fare gli scongiuri contro la Roma, per carità di Dio, ma credo che il Napoli, che ha subito un febbraio horribilis, secondo me, adesso un pochino si sta riprendendo. E siccome la classifica è importante, io credo non si faccia sfuggire questa occasione. Mi stupisce, Gabriele, che tu mi dica che la Roma è una squadra solida. Se non è una squadra è proprio perché non è solida, no, si sgretola minuto dopo minuto. La Roma fa dei risultati imprevedibili, sì. Però nelle ultime poi anche la Roma è senza allenatore, quindi anche questo è un problema mica da poco. La Roma ha perso a Parma nell'ultima gara di campionato. Però è l'unica italiana con allenatore straniero che è in Europa, ricorda. Ma l'Europa League io non... Ah, non la conti. No, ma perché mi cioè Fonseca, non ti piace Fonseca? Sei del partito dei critici di Fonseca? No, mamma mia, ragazzi. Ma io non ti faccio una domanda, ma come gioca la Roma? Io non lo so. Gioca per quella che è anche la società, Cosa fa in campo? Non lo so. Sono 11, sembrano 11 col paracadute che entrano in campo e si mettono a giochicchiare come si fa noi vecchi rintronati, Quindi voglio dire. Noi quattro, voi due fate molto meglio, decisamente. Sì, appunto. Gabriele, cosa stai cercando? Stavo guardando i risultati della Roma, per curiosità, e ha vinto andata e ritorno con lo Shakhtar e negli ottavi di finale di Europa League. Ha perso, è vero, con la Roma, col Parma nell'ultima sfida al Tardini, però ha battuto in casa al Genoa, che era il Genoa che era risalita, ha battuto comunque la Fiorentina. No, comunque domani è un bel test, perché come dice Vittorio, il Napoli si sta riprendendo non conta, e tra l'altro se recupererà ancora di più gli uomini che stanno rientrando, fra i quali anche Osimhen, allora vediamo. L'unico mio dubbio del Napoli è questo calderone strano che ruota intorno alla squadra. Vabbè, quello è ovvio. Capito? Però è questo secondo che... me ha un pizzico di organizzazione in più rispetto alla Roma. Però dici sì, sempre aggiustato, i classici aggiustamenti. So. Poi in chiave Europa... continua a dire a gran voce, ma ha dei solisti che sanno stare in campo. La Roma è una squadra che così campa... alla giornata è un po' imprevedibile, sembra dei capitani di Ventura, è vero, è un po' imprevedibile, questo sì, ti Perez, è da squadra, Bruno Perez, Carlos Perez, che in Europa, capito, a volte vanno, perché a volte in Europa fanno bene le squadre che sono indietro in campionato. Per me l'Atalanta vince, vista la classifica fra tutte e due, insomma Napoli e Roma non è che abbiamo avuto grande continuità, per cioè cui... chi perde domani, vado da Gabriele Taverni, nelle varie partite è fuori dai giochi? Ni, perché non fare anche tu quello che non si sbilancia. Sì, secondo me sì, perché comunque è logico, sia tra Napoli e Roma, soprattutto il Milan, cioè, perché se il Milan perdesse domani vuol dire che è fuori dallo scudetto. Ma anche se pareggia. Anche se pareggia e francamente vedo anch'io il pareggio come risultato molto probabile al Franchi, e la penso come vittoria su Roma-Napoli. Vedo il Napoli un po' più avanti della Roma, anche per un discorso di organizzazione, di gioco. Non mi sbilancio, ecco, sul discorso di vittoria, per quanto riguarda la sfida tra Napoli e Roma, però secondo me la Roma non vince contro il Napoli, così come secondo me non vince il Milan. Questo non voglio fare il democristiano in tutto. Per carità di patria, ho evitato di chiedervi come finisce Juventus-Benevento, ma lo do per scontato, no? Se la Juventus non batte il Benevento, si apre tutta un'altra prospettiva. Fermo restando che io ribadisco, è una vittoria che serve alla Juventus per fortificare il posto Champions, non per lo scudetto. Ed è una sconfitta del Benevento che complica la situazione in classifica del Benevento, per il signor Pippo Inzaghi, che sembrava un paio di mesi fa fosse il nuovo generale Bonaparte, perché tutti dicevano sto Benevento. Però sai, oggi ha perso anche il Cagliari, sono 4 i punti di distacco tra Benevento e Cagliari. Sono un po' pochi secondo me, perché il Cagliari alla fine ce la fa. Però Benevento domani può ancora da gennaio ad ora Benevento non per è me che il Cagliari ce la fa una buona, eh?
Benevento è caduta libera. Da gennaio. Perché Stefano non vedi la Juventus nella corsa scudetto? Scusa, gli dai 58 punti. I tre, se la Roma può battere il Napoli, a maggior ragione la Juventus, la Juventus può battere il Napoli. Ma deve battere. Quindi fanno 58 e 3, 61. Però, sono 4 punti dall'Inter. Il problema. E c'è ancora lo sconto diretto. Cioè non vorrei, c'è ancora lo sconto diretto. Sì, non vorrei essere monocorde, però è vero che adesso la Juventus non ha più l'impegno di Champions, ma in questo caso, allacciandomi alla domanda. Sì. Iniziale il Milan, gli pesa l'eliminazione, probabilmente la Juventus uscita contro il Porto qualche strascico lascia. Poi qualcuno mi potrà dire, ma però la vista Cagliari pronti via 3-0, sì, poi dopo 3-1 e manca poco che Cagliari fa gol, poi ci sarebbe stato da rivedere l'episodio di Ronaldo. È stato un allenamento a Cagliari. È stato un allenamento, per carità, però ripeto, io non penso cioè dovrebbe succedere un cataclisma stile 5 maggio all'Inter per perdere questo scudetto. Di oggi potrebbe essere l'inizio di quel cataclisma. Però hai perso il ritmo. Sì, però dall'altra parte può recuperare determinati giocatori che se avesse giocato contro il Sassuolo. Io però sono d'accordo col fatto che la partita non si giochi. C'è un'autorità sanitaria che ha detto l'Inter non deve giocare. No, punto. Reputo sterili le polemiche che hanno fatto anche alcuni tifosi juventini. Può lavorare con i nazionali? Perché c'è da dire questo, che l'Inter non avrebbe lavorato con i nazionali se non ci fosse stato lo stop. Non è ancora Non è ancora detto. Vediamo, però ripeto, io non posso pensare che ci sia. Un 5 maggio c'è già stato. La prossima va a Bologna, poi riceve il Cagliari l'Inter. Vabbè. Vedremo che cosa succede. Grazie a tutto lo studio, è stata una bellissima serata in vostra compagnia. Grazie. Adesso Gabriele, hai l'incarico di presentarci e di portarci nel tuo fuoco scudetto. Noi abbiamo cercato di abbozzare un paio di indicazioni, tu spiegaci che cosa ci ammanirai nel tuo prossimo servizio. Sì, Giorgio, focus sui due big match tra Fiorentina e Milan, Roma e Napoli, con la Roma che si avvicina allo scontro dell'Olimpico con soli due allenamenti nelle gambe dopo il rientro dall'Ucraina, un Napoli che comunque è una sfida cruciale che si avvicina anche per il tecnico Rino Gattuso. Per la Fiorentina mi avvalgo anche dell'assist di un nostro telespettatore, perché ci scrive: a Benevento abbiamo fatto bene senza Biraghi, perché non continuare? E di fatti, insomma, Cesare Prandelli è intenzionato a continuare. Cadere per poi rialzarsi, rialzarsi per poi cadere di nuovo. Questo è il sentiero lungo e tortuoso che ha caratterizzato la stagione della Fiorentina, sempre in cerca della partita della svolta che di fatto non è mai arrivata. Arriverà invece il Milan al Franchi domenica alle 18, con i gigliati fortificati nelle gambe e nello spirito dal successo per 4-1 contro il Benevento. Un cocktail di emozioni attraverserà Stefano Pioli, ex di turno, che però non se la sta certo cavando bene nell'ultimo periodo. Nelle prime 8 giornate del girone di ritorno, infatti, i rossoneri procedono a una media punti di 1,6, cioè un ritmo ben diverso dalla media di 2,5 dei primi 8 turni del girone d'andata, quando il diavolo era in cima alla classifica con 20 punti conquistati. Un po' di emergenza in casa fiorentina, con Cesare Prandelli che non potrà contare al 100% su Biraghi ed Amrabat, che partiranno entrambi dalla panchina. Rientra invece Gaetano Castrovilli, che si giocherà il posto a centrocampo con Esseri, molto positivo nella trasferta di Benevento. Non ce la fa invece Kakorin, Ribéry e Vlahovic comporranno il tandem offensivo. Difesa confermata con Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta, a protezione di Bartolomei Dragoschi, mentre Caceres e Venuti agiranno sulle corsie laterali. Bonaventura e Pulgar certi di una maglia da titolare immediata. Stefano Pioli continua a contare gli assenti, con Ibrahimovic che reggerà l'attacco del Milan dopo gli infortuni di Rebic e Leao. Fuori anche Calabria, tornerà a titolare Dalot. A centrocampo ballottaggio tra Meite e Tonali, con il secondo in vantaggio, mentre in difesa non ci sarà Alessio Romagnoli. Il tecnico rossonero si affiderà dunque a Tomori e Kjaer, con Theo Hernandez a sinistra. Dietro allo svedese, unica punta in avanti, ci saranno invece Saelemaekers, Çalhanoğlu e Auge, in vantaggio su Krunic. Ma diciamo che ci siamo allenati molto bene, molto molto bene. E quindi sappiamo delle difficoltà, ovviamente abbiamo grandissimo rispetto per il Milan, che è una squadra che ha consolidato in questi mesi un gioco, una mentalità, un'identità ben precisa,
però noi ci siamo, io sono convinto che faremo bene. Solo non ho mai provato nella mia vita professionale a essere coinvolto emotivamente come lo sono adesso, e quindi è normale che aumentano le tensioni personali e devo essere bravo io a gestirle, ma non c'è nessun tipo di retropensiero, nessun tipo di polemica o di situazioni dette e non dette. Ho avuto un attimo di debolezza, ma mi sembra anche umano, tutti abbiamo... In quel momento ero stanco, ma stanco dovuto al fatto proprio che sono emotivamente coinvolto in questa squadra, come se fosse mia, paradossalmente. Quindi tutte le situazioni, tutte, diciamo, le decisioni e tutte le strategie sono un peso, ma deve diventare un peso positivo, ovviamente. Quindi dipende molto da me. Sì, con Dusa si parla tutti i giorni, adesso diventa per lui un momento molto delicato, molto particolare, che non ha mai vissuto nella sua carriera, quindi si aspettano da lui qualsiasi giocata, ma deve pensare di continuare a giocare per la squadra, giocare con semplicità e avere un pensiero per volta, perché quando i pensieri si accumulano poi diventa tutto molto complicato. La settimana è stata la settimana dove ha lavorato tanto, come sempre, lo devi... proprio spingere fuori dal campo, perché vorrebbe rimanere in campo tante ore, ma tante volte è il recupero psicofisico che è l'allenamento più importante. L'ho trovato sereno e io sono convinto che quella grande motivazione che ha, questa grande voglia, io penso che possa riuscire a sopportare anche questa ulteriore pressione. Ma per quanto riguarda la condizione fisica, stiamo bene, fisicamente stiamo bene, e quindi abbiamo lavorato per mantenere ovviamente questa condizione, alzando un po' l'intensità degli allenamenti, hanno risposto molto bene. Per quanto riguarda gli infortunati, Biraghi ha avuto una distorsione prima di Benevento e ha recuperato ieri si è allenato bene, vediamo oggi se ripete lo stesso tipo di allenamento. E quindi è disponibile secondo il mio punto di vista. Per quanto riguarda Barabate è una cosa un po' più delicata, perché ha avuto un problema alla schiena non indifferente, però anche lui oggi è in gruppo e dopo l'allenamento si deciderà. E tutto non sono assolutamente vere, e poi nessun giocatore si deve permettere di contestare una decisione dell'allenatore. L'allenatore fa delle decisioni in base a quello che vede, in base a quello che pensa e quello che vorrebbe avere dalla squadra. Quindi abbiamo un gruppo di giocatori, chi gioca o chi non gioca devono mantenere sempre entusiasmo, perché ho dimostrato di poter dare la disponibilità eventualmente anche a tanti altri giocatori, e quindi sono voci infondate che non fanno bene per l'immagine della Fiorentina, perché se ci fossero qualche problema saremmo i primi a mettere in discussione la gestione. Quindi assolutamente no, non ci sono stati nessun tipo di situazioni così negative. Ma sai, tante volte sono le motivazioni che hai dentro. Sì, quando sono arrivato era un giocatore ai margini, però io lo vedevo, si allenava bene, mi chiedevo, ma con la qualità che hai, con la corsa che hai, con l'esplosività che hai, dovresti metterti un po' in discussione. L'ha fatto, si è messo in discussione, ha cominciato a lavorare duro, e quindi in questo momento si merita i complimenti, perché non è facile entrare in una squadra dopo tanti mesi di panchina o di tribuna. Nelle ultime partite è sempre stato determinante, sia nell'ultimo passaggio che nelle chiusure delle azioni, e quindi abbiamo recuperato un giocatore importante. L'altro big match del weekend di Serie A sarà rappresentato da Roma e Napoli, con l'incontro che andrà in scena domenica sera all'Olimpico alle ore 20:45. La Roma è rientrata dall'Ucraina e sulle gambe, prima della sfida con il Napoli avrà solo due allenamenti. Fonseca ha fatto ampio turnover in Coppa e spera di recuperare Smalling almeno per la panchina. In difesa dal primo minuto ci saranno Cristante, Mancini e Ibanez. In porta conferma per Paolo Lopez, con il centrocampo composto da Karsdorp e Spinazzola sulle fasce e la coppia Villar Diawara in mezzo. Sulla tre quarti ci sarà spazio per Pellegrini ed El Shaarawy, con Dzeko in attacco. Sceglierà la strada della continuità Rino Gattuso per la sfida delicatissima dell'Olimpico contro la Roma, cercando di riproporre la formazione che ha battuto il Milan nell'ultimo turno.
L'unico assente per squalifica sarà Di Lorenzo, mentre i rientranti Manolas e Lozano dovrebbero partire dalla panchina. Nel 4-2-3-1 dei partenopei spazio dunque a Ospina tra i pali, con Yusai che slitta a destra e Mario Rui che torna a sinistra con Maximovic e Koulibaly, coppia centrale. Demme e Fabian Ruiz saranno i due mediani, con Politano e Insigne a fare da esterni alti e Zielinski a fare da raccordo tra il centrocampo e l'attacco. Come riferimento offensivo Mertens dovrebbe partire dal primo minuto nella consueta staffetta con Osimhen. Alcuni giocatori siamo pronti per questa partita difficile. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata, sta motivata, perché mi aspetta una buona prestazione della nostra squadra. Come ho detto, siamo pronti per questa partita. Sì, la squadra sta bene dopo di questo passaggio del turno, ma adesso non dobbiamo pensare più alla Europa League, dobbiamo pensare solo in Napoli, dobbiamo pensare solo alla partita di domani che è molto importante per noi. Ma è un motivo d'orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa League, ma adesso dobbiamo ritornare al campionato. Non c'è operazione per Smalling. Se noi due fuori della partita domani, ma stanno recuperando bene, penso che brevemente abbiamo il 2 allenato con la squadra. La situazione di Smalta stiamo gestendo giorno per giorno, ma sta molto meglio. Questa è una domanda per vedere chi gioca domani. Dovete aspettare per domani per vedere chi giocherà. Solo, come sempre, solo focalizzato nel presente. Il presente è domani. Se la partita di giovedì in Europa League le consegna una squadra più stanca dal punto di vista fisico o più carica psicologicamente dal punto di vista mentale per il passaggio del turno? Questa è una vittoria. Abbiamo vinto le due partite con Shakhtar, una squadra molto difficile. Deve motivare la squadra. Come ho detto, siamo pronti per andare avanti e giocare domani una partita difficile. Ovviamente sono giocatori molto importanti per la squadra, ma non stanno con la squadra, non stanno pronti. Devo pensare in quello che io ho per questa partita. E dopo pensare a recuperare velocemente questi tre giocatori. Penso che dopo della sosta possiamo avere questi tre giocatori con noi, ma adesso non possiamo pensare in loro. Molto determinata nel recupero palla alto, forte a ribaltare velocemente l'azione con contropiedisti temibili come Osimhen. Sta pensando di rinforzare la sua uscita palla alta, magari riproponendo il doppio play? Quello che posso dire è che abbiamo una strategia per ogni partita, ma mai cambieremo la nostra identità. Vogliamo essere la stessa squadra. Vogliamo essere la squadra con iniziativa, vogliamo essere una squadra offensiva, ma è una strategia per questa partita, ma non cambieremo l'identità.